altro prima. Ciao amici e amiche mie, come state ragazzi? Benvenuti nel mondo del mitico Marco Drums Games. Ci prepariamo a fare un po' di Gran Turismo 7. Ciao, ciao amici, come state? Grandissimi! Oh, che bello vedervi! Aspettate che devo togliere la webcam, che stavo facendo le prove col PC su YouTube. Grandissimi, allora entrate, salutatemi, arriviamo a 550 follower oggi. Uè, Stream Element, ciao Sound Alert. Ok, is offline. Should implement the search connect. Ok, c'è qualcosa che alla va bene. Già mi dice Sound Alert che non è, non ci siamo, che già non ci siamo. Vabbè. Allora. Perfetto, Marco Drums funziona. Andiamo a vedere. Perfetto. Ciao amici, amiche. Ho aggiornamento iOS, ma proprio adesso devi farmi l'aggiornamento iOS, stai calmo. Ciao ragazzi, ragazze, amici, amiche. Mi raccomando di iscrivervi, mi raccomando di... Oh, allora io oggi voglio comprare questa qua, vi faccio vedere già un attimino così almeno sappiamo che cosa dobbiamo fare. Questa qua, questa qui, esattamente questa qui. Io voglio comprare questa macchina fighissima. Io sto condividendo la live, un attimo di pazienza. Okay, condividiamo su tutti i social. Allora, questa è la... c'è scritto sopra, questa dovrebbe essere la Jaguar. Fammi vedere un attimo. La Jaguar, ok. Già, guarda come Jaguaro XJ13 del 66. Ok. Bellissimo. Ah, sapete che è un po' che non condivido la live su Loki! Devo fare un discorso. Allora, essendo che io non giocherò forse più a GT7 perché mi sta... No! No, amico mio, perché? Ma devi venire a giocare con noi, dai! Impossibile! Adesso che hai le livree fighe, adesso che hai trovato un gruppo di amici per poter fare le cose insieme, perché proprio adesso, amico? No, dai, giochi con noi, magari. Amico mio, ma certo, tutti i giochi annoiano. Adesso uscirà anche Gran Turismo. Leggi tutto per favore, è importante. Vai, 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 che adesso che non sto correndo. Oh,
Ciao amici e amiche grandissimi, sto vedendo che cosa mi sta scrivendo il mitico Loki e automaticamente corriamo un po' perché io voglio comprare questa Jaguar JXJ 13 del 66 e visto che è in quantità limitata, poi la toglieranno sicuramente, dobbiamo per forza oggi andare a fare i 7.718.000. Allora, visto che devo vedere un attimo cosa mi dice Loki, è questo. Un bel percorso e sto un bel percorso. Ma dove l'hai scritto? Stato. Ma dove me l'hai scritto? Scusa. Ah, aspetta, aspetta. Più perché mi sta un po' annoiando e sarà abbastanza offline. Quindi è stato un percorso incredibile e mi raccomando, rimani sempre il mio mitico. Ciao bello, salutami tutti. No, ciao, 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 amico mio. Mi dispiace tantissimo. Però nelle live puoi sempre venire, amico, eh? Cioè, spero che vieni dentro nelle mie live a vedere. Adesso non so se sei già andato via, io non riesco a vedere neanche quanti siete connessi, dove e quando. Davvero mi dispiace tanto. Ritornerò? Stai tranquillo. Va bene, amico mio, dai. L'importante è che fai quello che vuoi, che ti piace, che sei convinto di tutto quello che vuoi fare. Sai che qua io contavo su di te perché. E anche Charles con la livrea, con il fatto borse che poi dai, va bene, va bene, va bene. Ciao amico mio, stammi bene, stammi bene. Mi dispiace tantissimo e ti aspetto in live, ti aspetto tantissimo in live, ok? Così quando ci sono in live vieni qui, ridiamo, scherziamo, ci passiamo del tempo insieme, probabilmente tu avrai le tue motivazioni e spero dai che vieni qui a divertirti con noi, eh? Spero che vieni a divertirti. Ok, no. Vabbè, se poi vuoi scrivermi magari qualcosa in privato che hai bisogno di scrivermi, scrivimi pure, tranquillamente, tanto perché abbiamo anche la play. Se invece è proprio una cosa tua, va amico mio, io ti posso dire una cosa, ieri è stata una giornata davvero brutta, e poi dipende da quante le cose nella vita live succedono, perché tutto ha un suo limite, no? Loki, cioè, può essere una stupidata, come può essere una cosa seria, può essere una perdita, come può essere la scuola, come può essere quello dalle proprie perdite del lavoro, tante tante cose possono succedere in questa vita e io ti posso garantire Loki, rimani ancora qui un attimino con me, ci aspettiamo un attimo, che le cose possono succedere nei momenti anche migliori, dove tutto va bene, c'è il sorriso e arriva una cosa che fa veramente cambia tutto. Possono succedere magari momenti di veloce. Ok, assolutamente. Aspetta, ah, ma vai proprio. Ah, ok, va bene, dai. Ciao Loki, ciao, ciao, ciao. Ti stavo parlando un attimo, però se devi proprio scappare, va bene. Comunque, tranquillo, io sono sempre qua. Dalle 9 in poi, sabato e domenica, gli orari li conosci. Ok, grazie, grazie Loki. Anch'io per te, amico mio, infatti contavo su di te per il reparto corse e il drift che è molto molto divertente, quando entravi dentro facevi il drift, tutto il fumo, anche proprio nelle live e anche per le tue live era fighissimo. Va bene, io sono qua, dai, magari in questi giorni poi ci pensi su molto quello che ti ho detto, che le cose brutte possono succedere, l'importante è se anche non si ha il sorriso, andare da qualcuno che ce l'ha, che ti tira su. Io infatti ti dicevo che ieri era una giornata no di brutto, poi ho fatto la live ieri sera con voi ragazzi e via passato. Dopo chiaramente dopo la live non si sorride più, si torna alla vita, però è quel momento di tranquillità e di divertimento che non si pensa ai pensieri e venire a vedere noi streamer che giochiamo per passare poi giornate. Almeno un momento di squadra. Poi ti ringrazio per esserti iscritto, per essere venuto qui, mi raccomando, quando vuoi ci sono. Grande Loki, grandissimo.
diciamo che non è proprio il massimo, vedi come succedono nelle belle. Dai, dai, Saulo, chiedi come succedono nelle cose. Il primo messaggio che mi è arrivato dal mio amico Locke, invece di dirmi dai, giochiamo oggi, me ne vado, quindi vedi che le giornate notti sono per tutti. Diciamo che la mia live non è partita bene, sono un po' triste, adesso, la verità, perché sei arrivato da poco, ma sei arrivato a bomba nel canale, nella mia vita, e mi piace davvero tanto. Ma ascoltami, tanto io lo so che sarà un periodo, amico mio, Loki, e quindi vai tranquillo che io sono qua, ok? Ti do un bel sorriso, anzi, sai cosa faccio per te? Smetto un attimo di correre, per te faccio questo. E quando vorrai, io sono sempre qui. Io mi metto gli occhiali, mi pettino e guarda cosa faccio solo per te, Loki, eh? E bevo. Grande Loki, grandissimo. Allora, ragazzi, ciao, benvenuti. Buon sabato pomeriggio a tutti. Siamo il 28. Domani facciamo una mega live su Formula 1. Oh, ciao, grazie. Anche te, Loki, anche te, davvero. Davvero di brutto, amico mio. E spero che sia un momento proprio veloce questo qua, eh? Tornerai prestissimo, Loki, ti aspettiamo tutti, dopo lo dirò anche ai ragazzi, vedrai che saranno tutti tristi, perché sei arrivato tu a poco con il tuo drift fighissimo. Infatti Charger e io volevamo imparare tanto da te col drift, però vai tranquillo. Allora ragazzi, dai, the show must go, come dico sempre Loki, quando si vado a sbattere e le gare da primo arrivo ultimo, the show must go on, come ho imparato tutti i 30 anni di musica che ho fatto, sui concerti, sui palchi, nei teatri e anche vedere gli altri. Ciao Charder, amico mio, c'è una bruttissima notizia, amico mio, c'è Loki che purtroppo per problemi suoi non sarà più presente a giocare nelle live, così mi ha appena scritto, povero Loki, e niente, noi lo aspettiamo, Charger, lo aspettiamo, perché è un ragazzo grandissimo e ci piace un botto quando entra dentro lui, quando corriamo insieme, quando ci driftava davanti mentre stavamo andando normale, quando vinceva le gare, e va bene, dai ragazzi, allora salutiamo il mitico Loki, vi aspettiamo nel più breve tempo possibile, Loki, tempo pochissimo, a breve ti vogliamo vedere tra lui. Ciao Charger, allora oggi facciamo un po' di online, se ti va, adesso sto farmando, amico mio, perché ti spiego, la macchina sicuramente la toglieranno a breve. Ah, eccolo qua, Loki, eccolo, stavo dicendo al mitico Charder quello che mi stavi dicendo, grandissimo. Ciao zio Mario, ciao zio Mario, grandissimo. Stavo dicendo al mitico Loki, zio Mario, che per problemi suoi familiari non. Problemi suoi. Io adesso c'ho la cosa dei problemi familiari con la scuola. Che come si dice, la cosa che dico sempre è per problemi familiari il mio figlio non è potuto venire a scuola, poi alla fine a volte è vero, a volte magari non c'hanno voglia di andare e si inventano queste scuse del cavolino di Bruxelles. Ciao Zio Mario, tu mi hai fatto capire cosa sono le vere live. Ah, cosa vuol dire questo, Loki? Scusami. Puoi rispondere? Mi fai la cortesia, Loki? Mi rispondi a quello che hai scritto tu adesso? Che non l'ho capita? Ci sei ancora, Loki? Fatti un colpo. Oh! Ah! Che cos'è che ti ha fatto capire zio Mario delle vere live? Scusa, fammi capire che non avevi già capito da me. Anche tu se sai qualcosa zio Mario, scrivi pure, eh. Come mai Loki dice che va via e tu gli hai fatto capire le vere live cosa sono? Questa cosa non l'ho capito sinceramente. Ok, Charles, grandissimo, certo. No, non lo so, mi ha spiegato che comunque io ci vai, ma c'è chi spende soldi, che comunque io sì faccio live, ma c'è chi spende soldi, e cosa vuol dire? Non ho capito.
Scusate, eh? No, mi ha spiegato che comunque io sì faccio live, ma c'è chi ci spende i soldi, io no, ovviamente. No, anche da te ho imparato tanto. Ma non ho capito l'ospite, sinceramente, ma il problema che vai via è questo, amico mio. Cioè, non ho capito proprio tutto. Tu devi fare le live per divertirti, Loki. Cioè, io quello che ti dico. No, non lo so, ma infatti stavo. Non ho capito niente. Raga, sto iniziando la live. Infatti, sto iniziando la live a pompa, ero carichissimo perché ho fatto un'ora. Ah, ok, Loki. No, pensavo che era quello, insomma, che come si dice, Loki? Dai, dai, vai tranquillo, fai come ritieni più giusto per te. L'unica cosa che ti posso dire è le live. Visto che. No, non lo so, Charger. Non so niente, sinceramente, non so niente. Uè, Jack! Grandissimo! Dai, dai, scel. Allora, Jack, ti spiego un attimo. Allora, sto farmando un po' di soldini perché quei balordini di Gran Turismo 7 mi hanno tolto. Mi hanno tolto la Tomahawk e quindi bisogna farmare in un altro modo. Sto provando a farmare nella mitica Sardegna perché io assolutamente voglio comprare la Jaguar JX del 66 che vale, ragazzi, per il trofeo delle tre auto leggendarie, no? E quindi diciamo che per le tre auto leggendarie bisogna assolutamente comprare la Jaguar. E io chiaramente che cosa ho fatto avendo 38 milioni e con Leonardo e Carla che mi davano una mano a farmare, li ho spesi tutti in macchine che non servivano a nulla, che potevo tranquillamente comprare dopo. E adesso mi hanno fatto la bellezza di questa Jaguar da 12 milioni e non c'ho soldi. Ieri abbiamo fatto una live fighissima sul canale di Zio Mario, che mi ha ospitato grandissimo perché con i problemi del mio computer, che sto diventando matto, zio, questo computer non va bene. L'ho provato ancora e ho provato anche stamattina, ho fatto una live su YouTube. È uno stress questo computer. Eppure un Acer è bellino, non si può fare pubblicità. È un i7, pensavo che era un computer da paura e invece non lo è. Vabbè, e quindi diciamo che stavo provando a fare la live con le cose fighissime e invece devo optare sempre per la mia amata PlayStation 5 che fa le live con un click. Ragazzi, veramente si schiaccia il tasto share, si fa Twitch o YouTube, mette il titolo e siamo in live a 1080p credo, se non sbaglio, che mi trasmette così su Twitch. Proprio cascati forte. Ma no, ma era uno scherzo. Ma dai, ma stavi scherzando? Ma sei un pazzo! Ma dov'è l'occhiale? Ma dov'è l'occhiale? Ma qui i ragazzi mi fanno scherzo. Ma dov'è l'occhiale? Ma dove cacchio? Ma dove c'era l'occhiale? Oh, ma chi mi ha fottuto l'occhiale? Oh, raga, oh, ah no, qua. Guarda, mi hai lollato. Da oggi Loki è lollatore, lollatore ufficiale, lollatore. Quello che voleva fare bordello. Ma infatti, ti dico la verità, Shard. Poi povero zio Mario non c'entra niente, è venuto dentro lui tranquillo, con calma, è bellino. E subito si è sentito tirato in causa. Stavo già andando a fare guerra. Andavamo su Warzone, zio Mario. Eccolo lì che bello, zio. Per fare quella roba lì devo spendere un sacco di soldi per questo canale. No, povero zio Mario che piange. Dai, zio Mario è un amico, ragazzi. Indipendentemente dalle live o da qualsiasi roba succede, zio Mario è il mio amicone. E poi, tra l'altro, spacchiamo di brutto. Ieri abbiamo fatto una live. Poverino. Infatti, poverino. Io non ho detto, non ho fatto niente, non ho detto nulla, non ho fatto niente, finito che. Ma dai, è Loki che si sta prendendo per i fondelli. Si può dire una parolaccia? Una sola, amico. Si stava prendendo per il culo. Ah, Loki, ti sistemo io quando vieni dentro, ti sistemo io, altro che a drittare, ti dritto sugli orecchi. E niente, no, è partita stranissima. Ah, è partita stranissima sta. Dio Mario! Signore! È partita stranissima sta live, ma sinceramente dopo la giornata di ieri, che per fortuna lo zio, vi dico la verità, grandissimo, ma c'è Carla, servono io. Sì. Non è andata bene, no, perché sinceramente ci avevo proprio creduto, oh Loki. Beh, diciamo che non è andata bene
com'è andata, ma alle 17 Minecraft Dungeon. Guarda che Minecraft Dungeon è bello, eh? Io l'ho comprato anche con tutto il season pass. Secondo me è uno dei... Dobbiamo provare, certo. È uno dei giochi... Io lo facevo con Zane Boy, con Leonardo. L'ho portato forse quasi tutto. L'abbiamo finito un po' di mesi fa. L'ho portato su YouTube. Ed è veramente un gioco molto bello. Minecraft normale, sì, anche quello io ho giocato un po', però poi mi annoio, invece i miei figli, Lotti, Leonardo e Vittorio fanno tutte le cose, hanno costruito un hotel, un castello, poi fanno tutte le cose, l'obiettina Lotti, allora Lottino, Lottino, Lottetta, vedi? Mi hai fatto scammettare la cosa, dopo facciamo la lobettina, assolutamente sì, perché voglio giocare, è prestissimo adesso, eh. Io devo però fare i soldi adesso. Voi non sapete quanto mi mancano i soldi. Allora, sì. Allora, Sharder, ho bisogno di una livrea per questo qui. Sai perché? Perché tu ce l'hai la McLaren BMW, Sharder? Dopo finisco il discorso con... Mi sto incasinando, ragazzi, oggi. Oggi è una giornata un po' strana per me. Mi sono svegliato tardi. Avevo un po' di mal di testa, ho dovuto prendere la pastiglia della pressione, che ieri è una giornata di fuoco, che abbiamo poi temperato con Gio Mario, che abbiamo parlato insieme, grandissimo Dio, e abbiamo fatto una bella live. Sì. Ah, ok, ce l'hai. Sai perché, Charger? Non tanto perché dobbiamo correre insieme, è perché io la uso tanto per il farming. Sì. Ieri sera tanta roba, Dio, eh. Tanta roba. Peccato per sempre sti cavolo, sti cavolini di Bruxelles, di problemi audio, che sono una cosa... sì, bene, ho fatti due, zio, sicuramente non è tutto questo tipo di quello, però due fatti bene, Dopo devo andare a fare il riassunto della tua live, te lo metto su TikTok, vado dentro, voglio vedere la... prendo i pezzettini, li registro e li metto su TikTok, perché veramente c'è da... Faccio un breve video con tutti i gol nostri. Sinceramente dobbiamo prenderci un po' la mano, ma è bellissimo. Io adesso mi devo assolutamente concentrare sul Gran Turismo. Domani pomeriggio abbiamo il Formula 1, che lo faccio in diretta con la Formula 1 normale. Madonna, Loki, mi hai spiazzato oggi, mi hai davvero spiazzato, amico mio. Non farmelo mai più, ti prego. Piuttosto dimmi che mi hai bucato le gomme della macchina. Ma non dirmi che te ne vai, ti prego. Torno a sistemare il canale. Ciao zio, dopo. Ciao grandissimo. Ciao. Grande zio, quelle lì voglio anch'io perché quello è figo. Loki XD. Cioè mi hai spiazzato. Ciao zio, grande zio. Ci vediamo dopo, mi raccomando. Come si dice? No, Sharder, amico mio, Sharder, ci sei ancora? Batti un colpo. Sharder batte forte, sì. Sharderino batte forte, sì. E volevo chiedere a Sharder una livrea per questa macchina qui, con visto che... Loki, amico mio, ti giuro, ci sono rimasti di merda. Scusate il termine merda, ma ci sono rimasto malissimo quando mi hai detto questa cosa all'inizio. E infatti ti stavo spiegando quelle cose lì, poi dicevi no, ciao amico, me ne vado. E ci sono veramente rimasto malissimo. Però l'importante è che stavi scherzando, quindi mi hai fregato, mi hai assolutamente lollato. Guarda, ti metto gli occhiali perché oggi Loki, ragazzi, mi ha lollato. Ecco, Marco Drums non è più così, ma gli occhiali andrebbero messi a Loki. Allora, dopo andiamo online, amici. Adesso sto farmucchiando un pelino. Il mitico Sharder, se riesce a farmi una livrea BMW Motorsport. Sì, il lollatore, il lolla drittatore, il lolla. il lollatore. Grande Loki. Ah, non andartene, amico mio. Che cavolo di Bruxelles. Guarda che mi hai fatto sbagliare. Allora, andiamo un po' dal muso. Allora, ragazzi, io ridendo e scherzando, devo andare a fare benzina, perché ridendo e scherzando ci manca un giro, cacchiarola. Perché il computer non me l'ha detto, adesso dobbiamo per forza farlo a benzina.
Allora, come vedete, amici miei, sto giocando dal pad perché sennò si fa una fatica assurda. Sto farmando, quindi oggi era già una giornata di farming, però poi chiaramente avendo la live voglio farmare un po' in live, però voglio anche giocare con voi. Se adesso l'amico Charles, se per caso non sta giocando, io a Charles ti devo mandare una maglietta, minimo, questo è il minimo. Adesso fammi vedere un attimo, perché il merchandising è presente sul mio canale. Ah, devi andare. Ah, ok, Loki. Ascolta, fammi una cortesia, Loki. Mi iscrivi ai social, no, fai prima ai compro. Ai compro. No, scusami, ai. Ah, ok. Non fa scherzi, Sarderino. Ah, alle 4 va via lui. Ma le 4 sono tra mezz'ora. Se facciamo anche una lobby adesso. Come facciamo a fare una lobby? Grande Loki, grandissimo, grazie. Punto esclamativo, punto. Grazie amico mio. Così viene fuori il merchandising. Perché non viene fuori il merchandising? Vabbè, perché questo va il punto. Punto esclamativo, punto. Non fuori niente. Aspetta. Ho sbagliato. Infatti, perché non c'è Stream Elements? Aspettate, ragazzi. Boh, Stream Element oggi non vuole lavorare. Basta. Abbiamo capito questo. Era venuto fuori un messaggio, infatti, di Stream Element. Ma a regola. Oh, sono uscito direttamente nel prato. Non lo so perché. Vabbè, comunque ho fatto il merchandising, amici miei, dei cappellini e. Loki, non guardiamo più. No, Shard, molto cattivo, dai. Anzi, ragazzi, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, che arriviamo a 450, dai, siamo fermi a 549. Iscrivetevi se non siete iscritti, amici miei, dai che arriviamo a 550. Vi ringrazio in live, grandissimi. Voleva, no? Allora, Sharderino, hai capito la macchinina che mi piace? Da farmi una livrea pazzesca, dai, facciamo questa e dopo vediamo un attimo anche a Carla che cosa fare, e dobbiamo scegliere un'altra macchina perché almeno possiamo correre in allegra simpatia tutti insieme. C'era, sai, Charter, che cosa? Amico mio, c'era la quella di settimana scorsa, la Porsche, dobbiamo provarla, però bisognerebbe fare una live. Allora prima diciamo questa qui, amico mio, se riesci, che è una figata. Tra l'altro, sai che cosa dovresti scrivermi sulla livrea, visto che l'avevo già detto, poi non l'abbiamo ancora fatto. Ringrazio tutti i miei abbonati. Questa sarebbe una cosa fichissima, Ringrazio gli abbonati, e da qualche parte bisognerebbe mettere la cosa dei bici. Per Twitch, quello sarebbe figo. Poi il coso Twitch è quello YouTube, chiaramente, solito. E una diciamo, bravo. A parte Sharder, che tu riesci a fare l'impossibile, quindi secondo me non è una questione se ci riesco, è una questione di quando ho un po' di tempo libero per poterla fare, quindi grandissimo. Io ho fatto pubblicità a te in altri gruppi e starai diventando un grandissimo designer di livree, grande amico Charter. Tantissimi hanno visto i tuoi lavori, li ho mandati sulla vetrina e hanno tutti detto che sono tutti nei gruppi di GT7 e sei veramente bravo. Io devo fare anche altri video per ringraziarti, perché mai di ringraziarti, Charles, fai delle livree pazzesche, prima di tutto per tutti, e poi davvero. Allora, sì, Charles, davvero, ti ringrazio tantissimo, amico. Charles si chiama Marco, ragazzi.
infatti siamo due mitici. Allora, le macchine preferite, effettivamente, ciao, è arrivata mia moglie, è arrivata Carlo, vieni amore. Diciamo che le auto preferite, sinceramente anch'io non ce ne ho proprio una, Loki. Diciamo che mi piace molto, tantissimo, la BRZ, GR3. Sì, arriva un attimino, arriva, Carlo. Poi magari corre anche lei, dai, che possiamo correre, Carlo. 1.46 quasi alla fine, grande run. E, mi piace molto la BRZ, mi piacerà molto la Honda NSX, veramente tanto, e questa qui è veramente bella, ragazzi, è stabile, non dà problematiche, quando freni frena, quando accelera, perché comunque va abbastanza forte. Ma adesso sto correndo, si riesce a guidare anche dal dentro perché è una visuale molto bella. Loki, io ti consiglio questa qua, era tra, se non l'hai ancora comprata uscirà ancora, quindi non devi disperare, tieni via quei 7 milioni, ok? Fatti un po' di farming, visto che adesso il farming non esiste più, non si può più fare con la Tomahawk, le hanno sistemato tutto. Io vi consiglio di fare Sardegna o io, perché personalmente mi piace proprio il circuito. Sì, Loki è leggendaria, quindi non puoi andare a comprarla adesso, ma sicuramente se non ce l'hai la butteranno fuori, perché come hanno buttato fuori tutte le vecchie, nelle leggendarie comunque girano sempre quelle. Infatti ti consiglio di tenere un 7-8 milioni da parte, così quando esce te la compri. Quale Loki? Dimmi, qual è quello sul circolare, 52.000 in 6 minuti? Quello che usavo prima io? Allora, diciamo la verità, ragazzi, per fare soldi in 30 minuti faccio 800. 30 minuti 800? Oh, amico mio, come fai? Santo. Ah, ok. E beh, come questa più o meno, allora. Allora, sai che cosa mi rompe le palle della Santo? È che c'è la pioggia a un certo punto. Ed è una rottura. Invece qui in Sardegna non c'è la pioggia. E dura 27 minuti, guarda, ti faccio vedere alla fine. Prendi 725.000, è vero, qualcosina meno, ma alla fine della fiera. Ma pensavo che c'era un altro metodo figosissimo. Ah, non la fa sempre la pioggia? A volte? Sì, diciamo che per cambiare circuito si potrebbe fare anche quello diverso. Possiamo anche provarlo, tra l'altro. Ma tu con che macchina la fai, Loki? Ciao amici e amiche di Twitch! A momenti stavo andando a sbattere, a volte sì. Ma con che macchina la fai, Loki? Dai, grandissimi, se non vi siete iscritti, ragazzi e ragazze, iscrivetevi. 550esimo, festeggiamo, tiriamo fuori anche lo champagne. Dai, forza ragazzi, iscrivetevi, un'iscrizione e arriviamo a 550. Non rimaniamo con 549. Con la Silvia Tulling, star della vita. Quella, madonna, addirittura una macchina così scarsa? Ce la fai? Io volevo provare con questa qua, sinceramente. Perché? Ecco, no, perché la Silvia. Allora, Silvia è bellissima, la Nissan Silvia. Diciamo che, caspita, con le... Ciao ragazzi! Batte tutte le auto. Ah, ma l'hai modificata? Ciao amici e amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Iscrivetevi al canale 550. Ecco qui! Ciao amore mio, dai, vieni che c'è il significato charger che ti ha già salutato. Saluta. C'è anche Loki mi ha preso in giro oggi. Tutto Loki. Mi ha fatto. Ah, ok. Allora questo assetto devi passarmelo, amico mio. Ciao amici e amiche di Twitch. No, mi ha fatto. Ciao Carlita. Mi ha fatto uno scherzo. Mi ha fatto veramente rattristare. Beh, io il canale dico quello che voglio. Sì. E allora è entrato nella live, il grandissimo Loki, mi fa Marco, io non posso più, ti devo abbandonare. Esatto, scambio eco Marcolino, bravo. Devo andare, non posso, non seguo più, sono stato bellissimo, io no, dai, ti prego, rimani, no, non ti
Poi troppo il grande zio Mario e ha detto: no, il zio Mario mi ha fatto capire tante cose. Cos'è che ti ha fatto capire zio Mario? Già così, no? E invece no, è tutto uno scherzo. Non l'avevo capito, mi ha lollato. Loki poi mi ha lollato. Ciao amici e amiche di Twitch, mi raccomando, iscrivetevi ragazzi! Sto facendo il giro di veloce alla fine. Stiamo farmando perché io voglio quella macchina da 12 milioni, ne ho 8 forse adesso. Iscrivetevi al canale amici miei, dai, 550, sì. Siamo 549 ragazzi, dai, uno solo di voi, uno di solo può vincere il mondo. Com'è che la canzone? Anche uno solo può vincere il mondo. No, non si può cantare. Uno su mille ce la fa, dai ragazzi, uno su mille mi dà un follower e diventiamo 550. Vieni mio amore. Oh no, il traghetto è morto. Non c'è l'Eper. Da bere fresco. E ragazzi poi se mi fanno bevi. Ma oggi non mi ha fatto bere nessuno, non mi ha fatto pettine nessuno. Allora, vedi? Sono io Shard, già avevo avuto la livrea, su quello non posso pretendere troppo. Esatto. E tu calcola che Shard la livrea l'ha fatta perché gliel'ho chiesto io. Quindi devi darmi l'assetto. Ok, aspetta, scusa. Il cuscinetto non sale. Vedi, Loki, 725, 500 alla Sartè. Ah, no, scusami, che cazzo di pista è questa qua? Sono i poi non mangiarmi i miei puffettini. Infatti me lo dimenticavo. È un mouse in mezzo alle. Vabbè. Ah, facciamo la sartè, dai. Ho in circa 27 minuti questo, raga. La Sardegna, andiamo alle mani. Ah, ma 700. Guardiamo la chat e Carla me l'ha tolta, aspetta. Io? Ah sì, c'è io. Pettine. Tre pettine. Perderai i capelli, Loki, così. Uno dai me. Aspetta, che faccio subito. Mi dai una mano, mo? Che cosa hai convinto? Per farti passare. Allora, eccolo qua Loki. ma 700 devo andare a impostare la macchina, quanto devo tirar giù? Cosa ha scritto? 20-25 bevi, bere ciò che c'è. Ah, è vero. Circa. Beh. Vuoi amore? No. Vedi, il problema sostanziale sono i 700, eh. Non ho le dure. Cazzo. Non ho gomme, non ho nulla. Non ho nulla, amico mio. Allora, ne faccio un'altra. Dopo magari provo con la F50. O con la Nissan Silvia, ho detto, eh? Allora ragazzi, finito questa, andiamo online. Comunque Loki c'è anche stasera, eh. Tu devi andare dai nonni e non riesci a giocare oggi, come? Senza problemi facciamo Gran Turismo anche stasera. Calcola Marco, sì. Può piovere, infatti. Quindi bisogna prendere le gomme da intermedie o con le slick se la si fa?
Allora, Shard, tu invece oggi se non giocare, perché il mitico Loki deve andare dai nonni, ma tu no. Ah, quindi devo prendere anche l'intermedio. Ma se tu corri dall'inizio con l'intermedio, cosa succede? Non riesce ad andare abbastanza forte, Loki, oppure ci riesce a vincere lo stesso? Oh, scusa, Johnny. Sì, suonando come Carla quando dice che deve prenderci la mano, eh, amore mio? Però guarda che vogliono che corri, eh. Oh, oh, oh! Bisogna provare, bisogna fare le prove, Loki. Diciamo una cosa, che io adesso ho premura di comprare sta macchina, perché se domani me la tolgono mi mangio le mani. Avevo 38 milioni e li ho spesi al giorno del mio compleanno, così un po' cavolini di Bruxelles. Potevo tenerne un 7-8, così facevo 4 gare, invece ho preso anche la toma doppia che non serviva nulla, davvero. Comunque è stata una bella slide, perché 38 milioni, secondo me in una live non li aspetti nessuno. Allora, sta macchina non tiene, perché non tiene? Ah, perché è un po' di secondi che è scassata. Sì. Mandorla di mandorle. Non me le compri più le mandorle, no? Ma questo è proprio il zucchero. Mandorle. Dai ragazzi, iscrivetevi al mio canale, 5,50. Vi ringrazio di brutto in live, dai. Siete già iscritti, vabbè. Andiamo lì. Guarda. La NSX GR3. Sì, perché tirando giù un po'. Infatti vi ho fatto vedere anche nel video che ho postato su YouTube. Se volete andare a vedere le impostazioni che ho fatto di questa macchina, per poter correre qui. Io vorrei trovare un'altra macchina invece, e magari possiamo usare la... Oh, scusami, scusami, cos'è? Possiamo usare la Nissan Silvia, come dice l'amico Loki. Mancano. Quello, non posso fare. Sì, del cortino del cane. Grazie. Neanche a Olli. Olli, vieni, amore. Stiamo parlando di te. Ma come mai oggi? Porca loca, ecco perché non... Vedete la differenza, raga? Caspita, cosa consuma la Ferrari? Perché non teneva il nuovo sbatto, raga? Ma a questo punto io non lo so se stanno con la Ferrari. Facciamo con la Ferrari. C'è un discorso troppo alto. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti Marco Brown Games. Gran Turismo 7 oggi tutti insieme. Siamo in Sardegna, stiamo facendo un po' di soldini con la Ferrari F54, la sto provando perché ho fatto un po' di gare con la mitica McLaren BMW, quindi diciamo che c'è anche qua, però questa macchina qua consuma un botto. Io con quell'altro riuscivo ad arrivare a 10 giri. Vabbè, Nissan, vai tu spagnolo, ordone e apri, no? Viaggia. Mamma mia, poi si scassa subito, guarda come si scassa, dai, ah.
solito io la faccio con la McLaren in B2 e adesso ho provato a cambiarla perché se sbaglio l'ho cambiata, diciamo. E le gomme saranno... No, sinceramente devo cambiare anche le gomme, ma sì, dai, proviamo, diciamo le gomme. Non è mai mi ha messo le gomme duri, le gomme morbide. Beh, dovrebbe tenere di più in teoria, ragazzi. Ciao amici e amiche di Twitch, mi raccomando iscrivetevi al canale, ragazzi. 5,50, dai che facciamo una bella festa con la champagne. 550esimo mio iscritto, grande follower. Ah, vedi perché. E anche a livello freni Ferrari frena un bel po' meno, raga. No, io la vedo durissima, ragazzi. Primo perché devo fare un sacco di pit. Madonna, 50. Come fanno a dire che la F50 è... Allora, cambia auto, assolutamente. No, tiro io sto cesso. Ok. Vi faccio vedere, a parte che vabbè. Allora, Loki ha riscattato Baby. Vuoi vedere mio amore? Bella idea, Loki. Ha riscattato Baby. Grande. Sta bevendo anche Carla, quindi i due Baby sono a posto. Bevi un po' meno così ti fanno bere di più, amore. Se bevi troppo poi non... Ciao amici e amiche di Twitch, come state, ragazzi? Stiamo facendo un po' di... Allora, vi faccio vedere subito che parte già da 22 giri, eh. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Allora, come notate, ok, grazie Loki, ciao, puoi dire di aver fregato Marco Drums Games Channel, eh? Grandissimo. Dai, ci vediamo stasera che facciamo un po' di online. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimo. Basta, un bel caffè, grazie. E anche un altro po' di palline. Come le chiedo in questo tempo. Adesso... Eh beh, sappi che è troppo. Tanto non c'è tanto amore. Ciao Loki, grande charger. Ancora c'è acceso. Questa è bella, eh? Questa è bella. Anzi, la vedrai da dentro io. Vai. Quante ne ho fregate? Internamente, non ho toccato nessuno, raga, eh. Grande ragazzi, ciao amici di Twitch. Dai, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, 550esimo, o questo mi è venuto qua. Ok.
Allora, per farvi vedere quanto frena questa rispetto alla F50, è una cosa incredibile, ragazzi. Infatti non mi stavo trovando, vi dico la verità, sai quando che sai che devi frenare in un cilindro, almeno il cervello, no? Dice che devi frenare in un certo punto, parla in una certa marcia e la macchina va dritta. Infatti ho detto, boh, sarà cambiato qualcosa, infatti lo cambierò la macchina. L'F50 è una bellissima macchina, viaggia, con un bel assetto, fa paura. E sinceramente è bella bella bella. Però questa qui, sinceramente, guardate come mi frego. Ma poi soprattutto, se volete farmare, ragazzi, un po' di soldi, la cosa importantissima è fare meno pit stop possibili. Voi partite con le gomme dure, con questa McLaren B&W, se non ce l'avete, se non l'avete comprata, non si può comprare, dovete aspettare che esca nelle storiche, ok, comunque la ributteranno fuori sicuramente. È la McLaren con motore B&W è una bestiolina, perché è cambio manuale interno, è vecchia, non è un veicolo per sequenziali dietro volante come i Ferrari o questi tipi che sono qua davanti, questa qui che sto guidando è una BR2. Ecco, ciao ragazzi, ciao mitica. Okay. E dai, inizia, fammi passare, ci facciamo a pelo. E questa bella McLaren, ragazzi, è fantastica. Si vede che è datata, eh? Però frena veramente forte. Anche una volta l'ho provata al Nürburgring con il notturno, ragazzi, non si vede assolutamente niente. Non hai i fari a LED, hai i fari quelli vecchi con la lampadina, H7, diciamo, un H4 o un H7, che faceva veramente paura. Oh, grande, grande, grande. Appena Carla mi fa le coccole e io vado insieme. No, fai tutto. Perché sono 230 all'ora. Perché hanno tolto il farming con la Tomahawk, bisogna per forza farmare con altre auto. E adesso, come migliori opzioni, sono questo, che comunque tutta col sole, quindi basta solo girare, che tra l'altro come pista è bellissima. Dovresti fare anche termine, eh? In questa macchina c'è più, perché ormai il farming con l'altro non puoi farmelo e devi farmare con te. Farming? Ah sì. Ma dovresti provare con il tipo di charger a farla, eh? Dovresti qua. Guarda come è, guarda il suono del suo. Hanno detto che è oh madonna, che fanno di fuori. Grazie, grazie mamma. Chi c'è lui così? Se li vuole mangiare tutti i letti. Mia mamma ci vuole mangiare tutti i biscotti e fa finta che non li vuole. Questo gli fa capire quanta benzina, quanto poco consuma questa macchina. Si riesce praticamente a fare benzina al nono decimo. Ora, seconda. Gli 80. Gas tutto. Eccolo lì, Charger. Ciao, amica. A 50 freni. Sul 3, sulla seconda. Guarda. Freni, seconda, ciao amiche, freni, adesso va qua, a 50, freni,
prendo in seconda, i 120, e a metà si accelera. Pieno. Sì, Shard, vuoi fare una lobby con te su Sardegna, eh? Così prova a farmare. Per farmi? No, vabbè, per la vita. Io poi faccio il farmi. Però quando si farma continui. Allora gioca stasera Carla che ha male le mani e gioco io con te. Appunto, grazie. Allora, vedete che riusciamo a prendere, stavolta quinto giro, a volte è quinto giro, quinto giro, ho già preso il primo, che sicuramente entrerà al pit, no. Sì, ve l'ho detto io che entrava, e ho fatto anche il giro letto, entrava. Allora, potete usare questa pista per andare sempre più veloce, per fare sempre più giri veloci, intanto che farmate soldi, che servono per comprare le auto, imparate proprio a gestire anche proprio la durata, ho fatto qualcosa. Anche proprio per imparare a fare giri veloci, per fare sessioni lunghe. Ecco, perché io e l'amico Sharder facciamo anche le sessioni di gioco lunghe da 12, 13, 14 giri, e quindi imparate un po' a... Ciao Red! Grandissimo! Red! Come stai, amico mio? Bella lì, Red! Ascolta, ragazzi. Se non siete iscritti al canale, amici miei, tu Red, sì, sto parlando agli altri amici, iscrivetevi, così facciamo 550 iscritti oggi. Dai che festeggiamo con lo champagne. Lo champagne, la bottiglia dell'acqua, chiusa bene, molto bene, perché se vai in giro dappertutto mi porti tutte le robe del cuore. E faccio finta di fare quella Phil, quella Frac, grandissimi raga, tutti adesso grandi, bella Red. Allora, no spoiler, no, assolutamente. Sai che, amico mio, ciao Phil, non c'è spoiler da Marco Drums, perché io non le guardo le gare più belle di Formula 1 e di qualsiasi altra cosa sono da Marco Drums Games Channel e le faccio io. E grande Red, ma ci facciamo una lobby insieme, ragazzi? Ci facciamo una lobbina tutti insieme? Per Sardegna? O qualcos'altro? Dai, scrivete Charter Party Lobby. Oh, bravo, così ti voglio, Phil. Esatto. Ciao Carla, Phil. Stasera gioca Carla, oggi giochiamo noi. Sì, adesso facciamo la lobettina. Giocato un'oretta Formula 1 2021, grande Frac, grande. Allora, il Formula 1 2021 arriva al 28 giugno, mi sembra, quindi al day one io ci gioco, ragazzi, voglio vedervi tutti a vedere il grandissimo Formula 1 nuovo, tutti insieme, perché ci saranno tutti i comandi del volante, forse come questo partito, che non ci sono, detto nel vecchio, per quello che a volte mi trovo male. Domani alle 2 vi aspetto, che faccio Monaco 66 giri, o quanti sono in giri, ok ragazzi, quindi ci facciamo tutta la gara intera lunga. Ciao amici e amiche di Twitch, iscrivetevi a Carla. Frac. Non ti sento. Ciao Frac. Ti ho detto ciao Frac, tipo ciao. Sento una voce, amore, voglio sentire la tua voce, non la scrivi. Sharder fai lobby. Sharderino. Allora, Phil, Sharderino mi sa che stava facendo la livrea. Adesso vediamo un attimo se ci risponde, perché il mitico Sharder gli avevo chiesto se gli faceva la livrea di più. Hai sentito Carla? Ok, pensavo che non si sentiva da là. grande, certo. Allora, grande Frac, bella cicca, cos'è quella roba lì? Spongebob I-C-A, non lo capisco, ok. No, che livrea, no, come che livrea? Charger, ma sei impazzito, questa qui me l'hai chiesto 5 volte prima, ma dai. Ma tuo cugino Red, il grandissimo Red, viene a giocare anche lui? Loki, vuoi venire? Ah no, Loki no, non c'è perché è andato dai nonni. Frac, se vuoi venire.
insomma, tutti quelli che avete in gioco, che volete venire in lobby, ci facciamo una bella lobby, bella piena, dai. Scrivete sì e poi organizziamo. Adesso fatemi finire questa garettina che voglio 700.000. Ragazzi, io vi... infatti, come ho dato nome all'inizio della live, c'è il farming, bisogna assolutamente farmare perché tra un po' ci toglieranno quella macchina lì. Quindi ci facciamo una bella lobettina. Hai solo 20 minuti? Orca, dai, dai, dai. Io devo finire sti 8 giri, amico mio. Dai, Sciarderino, crea la lobettina, dai, dai. Intanto correte. Esatto, entrate loro, quando entro corriamo. Allora, a sto punto, Phil, tu cosa ne dici se facciamo un trial mountain, qualcosa di che abbiamo già fatto? O Red Bull? Sardegna. Grande amore mio. Che gara stiamo facendo? Perché gli piace andare in Sardegna, mio amore, non è che gli piace la gara. Ciao Win! Allora Win, prima di tutto iscriviti. Aspetta, aspetta, aspetta. Win, credo che sia un ragazzo nuovo. Amico mio, iscriviti che sei il 550esimo follower, amico mio. Dai, 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 iscriviti Win, iscriviti grandissimo. Dai, 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 dai. Se sei già iscritto, vabbè, grazie per te. Allora, io purtroppo la Tomahawk è stata tolta. Farmando soldi tutti il pomeriggio con tutta la famiglia. Sì, ma non è quello che intendo. No, perché allora, praticamente è grandissimo. Il giovedì scorso hanno tolto questi balordini la possibilità di usare la Tomahawk su Zucca Dantiano, su Luigi. E praticamente. Allora, al 550esimo che si iscrive, ragazzi, festeggiamo con lo champagne. Dai, 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 ragazzi, manca solo uno. Ma perché fai tutte quelle cose? Cioè, mi scasserai il computer. Non puoi farlo su via, non mi devi farlo sulla gamba. Stai facendo... Twitch, il primo di là. E ti stavo dicendo, scusa, farming, prima che mi interrompeva. Comunque non si può usare... No, basta, Tomahawk è andata. La Tomahawk è andata, hanno cambiato tutto, non c'è nessun glitch, finché qualche americano, giapponese o qualcuno scoprirà ancora qualcos'altro che sposti un punto di qualcosa e si può usare. Quindi le Tomahawk sono tutte andate. Io, come miglior modo di soldi, così rispondo al grandissimo Win, amore mio, al grandissimo Win, faccio soldi su Sardegna. Ci vuole 27 minuti, se andate bene. E si vince facile con la McLaren BMW, o con qualsiasi GR2. La gara per GR3 dovete portarla sotto gli 800, quindi io ho fatto tipo 80 di potenza e 78 quell'altro, cioè sapete che ci sono due. Poi se ti interessa, quindi ti faccio vedere come ho settato questa macchina. E niente, si deve correre normalmente, senza una macchina che va 4 volte più di tutte le altre. Devo fare benzina, stavo dimenticando di fare benzina. Si deve fare benzina, quindi ok, grande Charles. E allora, con questa macchina, oh, ecco Win, grande, con questa macchina gomme dure, easy, perché come stai vedendo si arriva anche ad avere 46 secondi, vedi, adesso vado a far benzina, vedrai, le gomme non si cambiano, con la Lambo 53 si può fare, allora sì, allora, puoi farla con qualsiasi macchina, ragazzi, qualsiasi pista, se siete bravi, potete farla con qualsiasi macchina, puoi farla anche col Panda o con la 500, il problema, non è vero però, però il problema qual è? È che dovete davvero fare una gara seria, nel senso non potete distrarvi un attimo. E io chiaramente le faccio queste gare con la stessa macchina, anche potete prendere anche la Subaru, però siete sempre lì che se per caso sbagliate una curva su 15 giri o se fate un pit stop un po' più lungo perdete i 725.000. Allora, se lo scopo è correre per divertirvi, correte con qualsiasi macchina, quindi puoi correre con la Lambo qui tranquillamente, però se non sbaglio la Lambo è una GT3, quindi vai come loro. Oh, grazie, capito?
E quindi si fa fatica. Invece con questa che io vi sto dicendo, ma sicuramente ci saranno anche altre macchine così, con una GR2 un po' depotenziata, cominciate non cambio le gomme. Se magari mi fai cadere il caffè addosso, era anche meglio. Non ce n'è. E non mi ha neanche dato. Ciao Monster! Vieni a giocare Monster. Ciao Carla, la Carla è andata. Carla se n'è andata e non ritorna più, ragazzi. Ormai non è più affidabile Carla nelle gare. Come state? Tutto bene? Oh! Non mi sono neanche accorto che sono ripreso. Guarda la macchina. Tutto bene Monster, adesso facciamo un po' di online. Se vuoi venire c'è anche Phil, c'è Sharderino, il mitico. Non so se c'è anche Franco, chi c'è? Chi vuole venire si può giocare insieme. Ciao ragazzi, grandissimi mitici, iscrivetevi al mio canale. No, domani si può. Sì. Allora, domani sera però Monster, perché domani pomeriggio io sono su Formula 1. O stasera se ci sei. Perché domani ragazzi io sono su Formula 1. Faccio l'intera gara di Monaco allo stesso orario in cui parte la Formula 1 quella vera, senza spoiler, senza niente, quindi potete venire tranquillamente sul canale. Il 2020, il 2000 di Formula 1? Non lo so, l'ultimo. Cos'è che è? 2020 o 2021? Ho l'ultimo e ho già comprato anche l'ultimo che deve uscire a giugno. Quindi sinceramente le date non me le ricordo più. Diceva Formula 1 2021, però non vorrei dire una stupidata, eh. Ok, allora quello. Ah, che peccato Monster. Comunque il mitico Charger ha comprato anche lui il 2022, quindi se vuoi per dire comprare il Formula 1 2022, sai che possiamo correre insieme e facciamo anche le live insieme. Quindi se vuoi fare l'investimento quando vuoi, anche più avanti, se diminuirà di prezzo, sappi che possiamo fare. No, il 2020 non ce l'ho perché li ho comprati tutti, penso che ce l'ho dal 2014 di Formula 1. Però non ce l'ho installato e sinceramente andando indietro è un po'. Brava il grande, mia bella mogliettina, brava. Andiamo a vincere Easy e partiamo a fare questa livettina. Phil purtroppo ha solo 20 minuti, caspita. Se me lo diceva prima non partivo a fare la Sardegna, che ci vuole sempre 27 minuti a fare questa gara. Comunque, mitico Charger, puoi tranquillamente fare parti. Play, invita le Phil, non mi ricordo più chi è entrato che voleva giocare con noi, tutti quelli che volete giocare con noi scrivetelo ragazzi, così almeno ci mettiamo un po' d'accordo e come si dice, e giochiamo. Dopo appena finiamo di giocare io continuo a farmare ancora su questa pista perché sinceramente è una figata. Ok Charles, inizia già a farla, vai, scendi tu la pista. Si può fare anche Sardegna se volete, se no puoi fare quella che vuoi, puoi anche cambiare pista così almeno ci divertiamo Sardegna, perché poi far sempre sulla stessa magari poi agli amici a casa si annoiano un po'. Comunque sì, non mi piace tanto. A volte sì. Ah, no, allora, Le Mans, vai di Le Mans, Phil dice Le Mans. Allora, grandissimo Monster, vai tranquillo. Allora ragazzi, io ve l'ho detto, noi siamo una gran famiglia, quindi quando avete tempo passate, se non avete tempo io so che voi ci siete sempre, capito? Quindi vai tranquillo, non devi scusarti, non devi, metti, ecco. Ok Phil, Charder, stai leggendo quello che scrive l'amico Phil? GR1, sì assolutamente, perché voglio usare la Honda NSX, Phil, se ce l'hai usiamo tutti la stessa macchina, io ce l'ho, quello ce l'ha. Dovresti anche, Phil, scaricarti la Honda NSX, se ce l'hai, grandissimo Phil, e cambiarti il nome della livrea che ha fatto Charder, che qui ce l'abbiamo tutti uguale, del Marco Drums Game Racing Team, perché ha fatto la livrea che si può modificare. Ah, tra l'altro Charder, amico mio, mi fai quella di Carla? Qual è? Ok, dai.
Ma Phil, la NSX è GR2? Allora, la pista ha detto il grandissimo Phil di fare le mani, quindi facciamo la sarté. E GR è... io non me lo ricordo adesso. Allora, se aspettate due giri vado a vedere che cos'è. Ma tu non ce l'hai qui la Honda NSX? Ciao amici e amiche di Twitch. Ragazzi, iscrivetevi al canale, dai che manca solo un follower, arrivare a 550, dai che festeggiamo. Ah, non ce l'hai. Caspita, caspita, Phil. devi comprarla, Phil. Dai che mancano due giri, amici. Altri 700.000. Allora, Charder entra nel party che ha aperto. Io adesso finisco e entro, eh. Hai fatto un party apposta, Phil? Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti e benvenute questo sabato pomeriggio di fuoco, perché fa un caldo assurdo, alla mitica live di Gran Turismo 7 con Marco Gran Game Channel. Non ho capito perché non è andata in quinta, però dovete dire. Ciao amici, amiche di Twitch, grazie per essere passati, per stare qui con noi, divertiamoci insieme. Caspita! Devi farmare un po', oh, Phil, eh? Devi farmare un po' in questa Sardegna, adesso che non si può usare più la pompa. Io speravo che nel... quando hanno fatto la correzione, la patch giovedì scorso, avevano messo anche la vendita delle macchine doppie almeno, no? Non tutte, ma le doppie invece. Lo so, Phil, lo so. Anch'io adesso vedi che è tutto ieri notte, stamattina, che ho fatto anche una live con le nuove grafiche su YouTube, se vuoi andare a vederla, se hai un attimo di tempo, vai su YouTube, stamattina ho fatto una live con le grafiche, tra l'altro mi servirebbe sapere anche come la vedete voi, come se vi piace, se l'audio è a posto, se il video va scatti, se le webcam vi piacciono. Io ci sono sempre comunque per una garetta. Grande Red, allora Red, cioè, scusami se mi ero dimenticato prima, ma non avevo capito se c'eri oggi pomeriggio o no, non che non c'eri, amico mio, tu sei sempre benvenuto qui con noi, come il grandissimo Charder e tutti quanti, Grande Red. Poi se sei cugino del mitico Charder Design, ragazzo, sei sempre il benvenuto, sei sempre in primi. Allora, andiamo alla Sarté Red con le GR3, perché Charderino ha solo le GR3. Mi piacerebbe davvero tantissimo che qualcuno entrasse adesso a fare il 550esimo follower. Dai ragazzi, 549 non si può vedere. dai amici, se siete iscritti grazie mille, se non siete iscritti iscrivetevi, dai ragazzi, iscrivetevi. 550 follower, dai, sareste il 550esimo e quindi festeggeremmo il 550esimo follower insieme con una bella bevutazza di acqua fatta finita, che sia champagne. Io vi aspetto domani. No! Grande win my, aspetta, win my sucks, grande 550. Aspetta, Win. Scusate un secondo. Carla? Ce l'hai il coso dei suoni? La livrea della Mercedes? Qual è, amico mio? No, dai, che mi serviva il coso dei suoni. No, non è questo. Mamma mia. Vabbè, la faccio io la trombetta, dai. Guarda Wins, grazie. 5,50. Bim, pum, pum.
Poi si beve, eh. Vieni, amore. Corri, Win si è iscritto, amore mio. Grazie, amore mio. Grazie, grazie mille, Win. Bella lì, adesso sì che sono felice. Hai condiviso un qualcosa. Ma la posso usare anch'io? Ma è mia, Sarderino? Grazie, Win, davvero. 5,50, dai, ci sta, ci sta. Il 550esimo mio follower, ragazzi, e ringrazio tantissimo il grandissimo Win che si è iscritto. Grande, grande, grande. Adesso, Win, ti vado a far vedere il pezzettino, la livrea della Mercedes GR3. Ah, la mia però è tua, tua. Vabbè, la uso lo stesso, però è tua. Ok, perfetto, grande. Dopo, se riesci, Sharderino, mi fai i bragali TV su quella della Honda, eh? Di Carla. Sai che io non sono capace di scrivere le lettere figlie come le scrivi tu. Così almeno che Carla, quando deve girare con la Honda, non corre con la mia, ma corre con la tua. Marco, porto giù, infatti, dei miei amici. Assolutamente sì, amico mio. Ti ringrazio di questo. Posso aggiungere infatti dei miei, no problema. Ma quale gruppo fai? Fai un gruppo a parte, Phil. Scrivi Phil Friends, così almeno so distinguere, perché se è tutto nell'altro poi facciamo un casino. Allora, devo far vedere prima di tutto il mio amico Win che si è iscritto. Alberto! Madonna! Due addirittura! Grazie Alberto! Aspetta, Carla! Mi fai la trombetta? Oh, allora, grazie mille Win e grazie mille Alberto. C'è un altro iscritto, amore. Dai, vai. Aspetta, raga, dobbiamo preparare, che non ero No, preparato devi questo. stare nella cassa giù in ufficio No! E mo tira via il Bluetooth. quella Fai lì. venire Carla così la. Grazie Alberto! Grazie Win, grandi! Oh, grazie, amore. E poi basta adesso. Vieni qua a salutare, vieni qua a salutare un attimo. Dai, dietro qua, amore. Un secondo, un secondo. Grazie ragazzi, grazie Alberto e grazie Win. Eh? Ok, ciao ragazzi, stasera corro. Grande, grande, grande Alberto, grande, grande Win. Allora, aspetta che stavo facendo vedere. Stasera corre anche mia moglie, corre anche Carla. Quindi se volete 9 milioni, dai, due o tre gare e prendiamo questa incredibile. Allora, voglio far vedere all'amico Win, visto che me l'ha chiesto prima, io farmo con la McLaren BMW, che è una di quelle leggendarie, quindi se non ce l'avete dovete aspettare che vi viene nelle leggendarie, GR, questa qui, guarda, vi faccio vedere e poi adesso andiamo subito. Le macchine, hai preso qualcosa di straordinario, a parte le nostre grandi dimenticate, non salva. Eh sì, vabbè, lascia stare il replay, lascia stare il replay, amico mio. Allora, questa è McLaren GF GR3 Race Car del 97. E il settaggio, no, il settaggio l'ho fatto così. Allora, gomme dure, qui ho lasciato invariato, poi ho messo regolatore di potenza, mi sa che cosa fai una vita e fai a fare qualcosa di più, se posto, non c'è il tempo con questi giochi delle palle, mi so, non ti fai una vita e fai. Beh, insomma, Alberto, sei stato un po' sgarbato. Vabbè, fai un po' quello che vuoi. Allora, il regolatore di potenza, sì, allora eccolo qua. Allora, corse dure, dure, dure. Qui tutto è regolare, ok? Poi regolatore di potenza 70 con la personalizzazione delle Q. No, Alberto non sta bene. Spero che l'abbia fatta per ridere, perché se è così veramente conciato male nella vita, è messo veramente male. Però vabbè, dai, ci sta di tutto, ragazzi. Mi spiace perché si è scritto, poi si è tolto, così, boh. C'è in giro di tutto, ragazzi. C'è in giro di tutto, ragazzi. Incredibile, davvero. Allora, regolatore di potenza 70%, ragazzi, con le Q, ok? E limitatore 84. Le marce io le ho tenute uguali come queste, e qui non ho cambiato niente. Dovete mettere le gomme da corsa dure e praticamente vedi l'auto. Ah, sì, subito. Aspetta che è arrivato un Alberto, sei proprio un pagliaccio. Come si fa a bannare sti pagliacci? Pagliaccio nella vita, ti segnalo, guarda. Allora, Alberto, sei un pagliaccio. Veramente
Sei stato il primo ad arrivare e sei il primo pagliaccio della vita, quindi sei veramente ridicolo. Ma vai, pagliaccio. Allora, vediamo un attimo. Il pagliaccetto di turno. Eccoti qua. Grande pagliaccetto. Mamma mia, ma c'è davvero sti sfigati in giro? Sì, esattamente, esattamente, esattamente. Sì, vabbè, ma non, io non ci sto neanche dietro sti pagliacci, ragazzi. Quando uno è un pagliaccio nella vita, non sono capace. Eccolo qua. Segnaliamolo, così magari gli facciamo chiudere il suo profilo da pagliaccio come nella sua vita. Un bel pagliaccetto, che va a scrivere agli altri cosa devono fare. Chissà che vita ha quel grandissimo coglione che è Alberto. Vai, blocca. A posto. Ok, magari bloccandolo non riesce a togliermi il follower. Almeno sto coglione lo prende in quel posto. Pagliaccio. Mamma mia, ragazzi, c'è davvero di quella gente qua, eh? C'è proprio i pagliacci, eh? Aspetta che faccio una foto anche che lo segnalo direttamente al servizio di Twitch, così gli fanno chiudere l'account. Segnaliamolo tutti, ragazzi. Riuscite a vederlo? Mamma mia, ragazzi. Che gente si trova? Davvero, a me fanno ridere. È un coglione, è un coglionazzo, bisogna segnalarlo. Se lo vedete in chat, segnalatelo anche voi, così gli fanno chiudere l'account e impara a fare il pie. Ma sì, ma sono quei... Sa perderlo. Non mi faccio neanche rovinare la live per un pagliaccio. È il bello che mi fa ridere sta gente, capito? Perché pensano di essere fighi, andare nella live di uno a dire fatti una vita con famiglia. Tutto, cioè, esatto, la sua ignoranza, esatto, Phil, grandissimo. No, però mi faceva ridere, no, questa cosa, Phil, che è incredibile. Vabbè, pensiamo le cose, esatto, allora, gomme dure, poi regolazione di potenza 70-84. Io ti dico, Win, con questa McLaren Formula 1, ma penso che puoi fare con qualsiasi GR2. No, è entrato dentro a insultare. Ah, ma è ancora dentro? Ah, ma come mai? Un fester ancora dentro. Ma se l'ho bloccato. Oh, bloccatelo tutti, ragazzi, segnalatelo. Ma no, è bloccato. Beh. Vabbè. Non so come si faccia a bloccarlo. Sì, no, deve venire qua. Ma poi tra l'altro... Ah, pagliaccio, ti ho bannato, vuoi vedere, pagliaccetto? Come si fa a buttare fuori sti rincoglioniti? Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Guarda, non c'ha nessuno, ma sì, ma è un troll. Ok. Dai, allora, GR2 puoi usare anche, vedi, per dire, anche la Honda NSX puoi usare, Win. Quindi la fai tranquillamente. Ma è un pagliaccio, uno che viene a fare una roba del genere è solo un pagliaccio, è un fallito nella vita. Va bene, ragazzi, a parte questo, allora andiamo subito in lobby che ci sta aspettando i nostri amici. Bisogna fare l'icona del pagliaccio, così quando arrivano questi qui. Però segnalatelo anche voi, così gli fanno chiudere l'account, se lo merita. Autolesionismo. Bullismo l'ho segnalato anche. Bullismo e molestie, vai. Ok. Arrivo, eh? Sto segnalando. Ok. Tu. Perfetto. Se riuscite, segnalatelo tutti, così almeno non entrerà più nelle nostre live a rompere i coglioni. Sto pagliaccio. Ok. Allora, andiamo un attimo dentro. Eccolo qua. Eccola qua la lobettina. Bravo, bravo Frank, grazie perché
Sti pagliacci a me fanno proprio ridere. Mamma mia, chissà che è fallito nella vita per andare a fare queste cose e divertirsi. Vabbè. Allora, Red, vedo gli altri due, non li vedo perché c'ho la mia faccia. Allora, io non so neanche con che macchine stanno facendo. Allora, vediamo un attimo. Ah, ancora dentro sto pagliaccio, ma come si fa ragazzi a buttarlo fuori? Perché l'ho già segnalato, si vede che non è in tempo reale. La segnalazione non è in tempo reale. Allora, dai, mi metti in moto solo per 3 secondi che lo banno. Allora, fammi vedere. Impostazioni, Marco, dopo la livrea. Ah sì, scusami, Sharder. È che questo pagliaccio qua sta facendo il coglionazzo e mi sta facendo ridere. Allora, gestione dei ruoli. Aggiungi. Monster. Allora. Scrivimi qualcosa, Monster, che devo vedere il tuo nome perché non ti sta trovando qua. Monster, che così vedo tutti i tuoi. È arrivato l'altro, minchia, ma quanto sei sfigato nella tua vita. Penso che hai proprio una vita triste, Alberto. Hai proprio una vita di merda. Comunque basta, non ti cago più perché sei troppo sfigato. Mi dici qualcosa, Monster, così riesco a trovarti nella lista? Che banni sto sfigato? Mamma mia, si poteva che ci sono anche sti pagliacci. Monsterino! Sì, infatti io. Sì, va bene. L'importante è che ci credi perché io sto ridendo di te, pagliaccio. Monster, mi dici, mi scrivi qualcosa, Monsterino? Sì, infatti, ma se Monster non mi scrive. Ma sì, ma lascia stare, sti pagliacci. È che io mi fanno ridere perché quando poi te li becchi davanti, sto stronzo, Monster trattino basso, si cagano addosso, capito? Perché con la mia pancia gli do quattro scarpate nel culo, gli stacco le orecchie, sto qua. Ok, moderatore. Vai, vai Monster, sei moderatore adesso, buttalo fuori. Allora, andiamo a vedere un attimo. Vai al tracciato, no. Gara, vediamo un attimo la gara degli altri. Allora, lui sta usando la MSX. Questo chi è? Sharderino. Allora, Red è la Honda. Phil, l'Audi. Ah, allora si può praticamente usare la Honda NSX. Dai, io uso l'Honda allora, aspetta un attimo che prendo, cambio auto. Allora, dov'è la Honda? Eccola qua. Allora, vai a tracciato. Vai ragazzi. Vabbè, me la tira giù lui. Vabbè, fa niente. Ah, perché. Ok. No, vabbè, ti lascio anche, non è un problema. Così se per caso mi serve ancora mi dai una mano. Allora, aspetta. Oh! Eccolo qua. Grazie mille, Monster, davvero, eh. Non mi era mai capitato ancora lo sfigato in turno. Allora, vediamo un attimo. No, no, ti lascio anche. Allora. Oh! Allora, io sono abituato. Caspiterina. A-Spec. Ah, ok, c'è anche ASC Pepsi. Allora, ma c'è anche il party, giusto ragazzi? Aspettate un attimo. Perché da quello che ho capito c'è il party audio. Aspettate, solo un secondo che va via un attimo il video. Eccolo qua. Ehi. Perché ci sono solo io nei parti? Ah ok, Sharder, grazie che mi hai invitato nei parti, io ero in un altro. Ah ok, ASC è il tuo amico, perfetto, ragazzi. Oh, grandissimi! Ciao! Ciao! Ciao Ciao! Torino! Ciao grandissimo Phil! Ciao ASC, grandissimo! Ciao! Ciao bello! Stavo Ciaone! litigando col mio primo troll! Ah, hai visto? Oh ragazzi, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, è grandissimo. Marco l'abbiamo fatta in pochi secondi comunque.
Oh, dopo vado a vederla, scusami, tanto mi sono dimenticato, avevo di meglio da fare. No, no, non è Ma vero, chi non era è quel vero. deficiente che ha fatto così? Allora, nel web ci sono i troll, questi troll sono persone che fanno gli account, che non ha nessuno, non è seguito da nessuno, non è Le niente per conosco, venire guarda. a sentirsi importanti per 5 minuti perché erano di cagamento. Haters, haters. Esatto, bravissimo. Ma L'importante è, come dice il GR2 grandissimo Pidi, non prestargli attenzione più GR3. tanto, perché poi vanno Sì, avanti. più di calcio li trovano. Diciamo che io un po' però mi incasso su queste cose, quindi un pochino troppo le ho dato attenzione. Devo smettere anche qui. È perché Guarda, poi ti guarda rovina perché la la live, capito? C'è dentro qualcuno che poi sente sta roba e esce e dice no, vabbè, mica devo stare qui su questo. Ma noi non ce ne frega niente perché corriamo, ragazzi, eh? La gente GR2 pensa di togliere il sorriso agli altri, non far GR3 passare le che frutte, io ho solo una tomate GR2 dopo non riuscirei neanche a correre e le patate. Ma tu riesci a correre contro di noi, con quella lì? C'è l'Audi? sì Ah, ok. però siamo tutti GR3 non lo Eh sì, so è assurdo, non è un GR2 problema. Usiamo la solita... Come si chiama? a Sharder abbassa il la live che sennò fa eco di nuovo. Ah sì, bravo, bravo. Ciao, 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 Bomber! salvo. Bomber! Sì, Ciao, sono Spele! quasi. Allora, Pelle, Sì. ti chiami Pelle o Pepe? Scusa, non ho capito. Pelé, ah, com'è grandissimo! È un Pelé. Brasil, Allora, tu sei in live in questo momento, ragazzo, perché io sono uno streamer famosissimo da 550 follower e un Non hater è che è entrato vero. prima che l'abbiamo dovuto mandare a fare in No, no, culo. no, ce n'è a 549 ormai perché ho No, dovuto è vero, quello cancellare là se n'è quello. andato. Sì, infatti. Ah, No. pelle! Oggi sono in vena di buttarti fuori, preparati. Sei stato fortunato che già ti ha avvisato già. Le Mans. Sì. Già ti ha avvisato che ti butta fuori, quindi preparati. No, 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 divieto di. solo... sì. Normali, normali. PDP bloccati. Te l'avremmo elaborato, però dovevo mettere il divieto di elaborazione. Elaborazione. Tanto io la uso normale. Guarda che adesso si tira un pallone in mezzo alla sua. Con le 155. Sì, ma cos'è dopo il 5? Ah. Sì. E beh, se non sei capace di far l'assetto. Senza setto no party. Sì. Sì. No, io faccio la cronaca della gara, quindi... Ah, Oh, scusa, come, non giochi? ma il tempo, cosa sto vedendo? No, no, dico GR3 delle 55 di un'altra cosa, Marco. Ah, ok. Sì. No, no, oggi gioco. Ma infatti, sei dentro e fai la cronaca. Ma che cazzo fai? Marco, amico. Bella, dimmi tutto. Dai, il tempo, GR2 GR3 lo Non lo so, GR3 io sto usando NSX E che cos'è il GR2? Ma GR3 GR3 porca. Ah, il GR3 allora. Ma quindi usiamo le 155, No, 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 quello che vuoi, GR3. eh? Ah, che cosa fa il Sì. GR3? Ciao amici di Sulle Twitch, benvenuti Mans. ragazzi. Sì. Benvenuti in questa live fittissima, ci sono ragazzi nuovi, nuovi amici. E vi ricordo ragazzi di iscrivervi al mio canale Marco Dramsky e Chen, Cristian, se tu no lì? verrete bannati a vita. Grande Un tempo, tu spezzo a due, sai? Cominciare? re. No, così, non cominciare, sai? Un Allora, quindi non devo smettere di girare con la GR2? Caspita, tempo ho a due. Ecco. Ti fatto buco le male. gomme. Diverso. Allora, Vero GR3? Marco, ti buco le gomme. GR3, Chi Marco, mi buca GR3. le gomme? Io. Tutti a bucarsi le gomme, ragazzi, Grandi forza. raga, buttiamoci le gomme in allegranza. Facciamo una cosa, i fil, buco le Ciao gomme al mio Locke! cugino, dai. Allora, GR2. No, Ecco. GR3.
Levagli pure i cerchi. Carica con i freni, ecco. Cammino. Vabbè, trasmuto pure i freni. Arriva nei cavalli. C'è da Phil, traino. C'è Loki, Charger, Loki, i party, e c'è gli amici di Phil. Quindi se vuoi venire a giocare con noi puoi venire, basta che ti colleghi in lobby. Carne, la rete cavalli, facciamo. Poi se facciamo a carne, ho capito, sì, vedi, facciamo a fettine. Quelli cauti cauti. Guardiamo il party, aspetta Loki. Stavo facendo il giro veloce. Allora ragazzi, volevo ricordarvi che siamo in party, in aspetta, live. Aspetta. Scusa, neanche un giro mi puoi fare. No, tuo matto non mi dispiace, nessun giro. Ah, grazie, aspetta. Grazie. Lo streamer famoso lo volete farvi perdere perché non vi volete far fare la pace. Grande, grande. Visto che hai pensato a litigare con quello, non hai visto il mio livello, no, ti faccio cosa. Quello è vero, quello è vero. No, no, lo vedo dopo la riverea, oh, bello. Ok, ti sei quasi aggiustato. Non c'è più niente, però. Per lei butta un pallone in mezzo al circuito. Non si se lo becca qui e la sbanda. Ma cosa? Ah. Ah. Non morto. Ah, ok. Allora 101, no? 101, no? Ah, ok, allora io sono fuori. Tu sei fuori. Bello. Bravissimo. Bravi, 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 bravi. Bravi, bravi. Meno male che... Oh, Salvo, naturalmente non guardare i video che pubblico io, Se ti gira... Filbo. Fabio. Sì, vedi che se ti arriva qualche video, no, della mia pandina, fai finta che non sia elaborata, Ma va, leggermente elaborata. Chiedile a PES. Mamma mia. No. Ma no. Non li mandi, passo la revisione, tutto. Passano la revisione. Sì, solo perché sono amici. Revisione passata. Perché se non ci scopre la polizia ci arresta per cose illegali. Sì. No, l'ha fatto con la GR2. Mio cugino, vedi, lo devo arrestare perché sta ancora prima. Poi 55 non mi piace. L'ha fatto con la GR2. Era con una GR2. Sì, sentilo. Assolutamente sì, Loki. Qua iniziano già i trucchi. Arrivo Loki, ma non avevo visto. Iniziano già i trucchi. Gira te. Charder, tu hai un secondo per invitare Loki nel party? Loki. Esco il giro e l'ambito. Grandissimo Loki. E chi ce l'ha Loki? Forse ce l'ho solo io, aspetta. Finisco il giro Loki, aspetta un secondo che sto facendo il giro della vita. Anch'io devo finirlo. Il giro del merda, però fa niente. Il giro del merda. Bro. Aspetta un attimo che entra Loki. Ma fammi almeno fare un giro, no? Per provare la pista. No, ma vai tranquillo, anch'io ho usato la GR2 prima, vai tranquillo. Tanto era un po' deve venire a fare chiusa che macchina usare. Quindi... No, che viene a casa mia, lo ammazzo. Ah, ok. Due volte lo ammazzo. Diciamo la realtà, però. Ragazzi. Sì. Sì. No, che GR3 era? Avete la fresca con la GR3? Io uso la GR Z. No, che GR3, è bannato la GR3. Il Mercedes. Scusate. Loki, ti sto invitando a party, No, benissimo. Cominciamo già. Iniziamo bene. Benissimo. Arrivo Loki, Quello Lucas! No, ragazzi, scusatemi,
un secondo di silenzio perché devo fare. È entrato il mio amico Lucas in live e gli avevo promesso che gli cantavo la canzone di compleanno. Quindi se volete unirvi a me, cantate tutti insieme. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri amico Lucas, tanti auguri a te. Era dotta a me. Bella lì, fatta anche questa. Ciao Lucas. Stasera vado a un compleanno in effetti. Ah, vedi? Allora tanti auguri anche all'amico del tuo compleanno. È la figlia di mio cugino. Allora tanti auguri alla figlia di tuo cugino. Ecco. Loki, ti sto invitando Loki, eh? Grande Lucas, allora amico mio, come stai? Ti sei perso il mio primo hater. Riavvia, no? Tocca a riavviarlo. Grande amico mio, 2-7. Sì. Oh ragazzi, io non so più. 5-8-8. Ho perso un po' la vista, ragazzi, eh. No, l'occhio non ce l'ho. 4-7. Ah sì, ok. Tranquillo, vuol dire. No, loro sono amici esterni. Salvo. Non c'entrano niente con l'Academy. No, oggi gli ho chiesto a PES se voleva entrare, che sono questi miei amici esterni con cui gioco ogni tanto. Tu stai parlando, amico mio, col più grande streamer italiano di Gran Turismo 7, Marco Drums Games. Scusa, okay? Marco, ma te lo dobbiamo dire noi questo, non te lo puoi dire da solo. No, me lo dico da solo perché non lo dice nessuno, brutti balordi, dovete dirlo. Guarda, sei col più grande, invece nessuno di voi lo dice, devo autodirmi le cose. Grazie, okay, ragazzi. Ok, celebre, allora, dai, ti grazie. Metto al grazie, nome. Grazie, il... stai calmo. Sì, ok. Non dirmi che stare calmo, sono in cazzo di più, devo dire il contrario. Allora, io ho le livree più belle del mondo che ha fatto Sharder Design. Andate bravo, a vederle. Adesso è bravissimo, vero, a fare le livree. Adesso da giusti. Allora, Loki, io ti ho invitato, non so se sta entrando. Stamattina il mitico Loki mi è venuto a trovare il live su Predator. Oh, grande Loki, sì, Loki è grandissimo. Lucas, tra l'altro, mi ha fatto uno scherzo quando è entrato oggi Loki, che ha detto che spariva, andava via, e mi sono veramente rattristito. Poi era uno scherzo, ma l'ho dato, di più lo m'ha preso in giro, ecco. Uè, Frac, oh, grazie Frac, che mi hai seguito, grandissimo, grandissimo. Grande Frac, grazie mille, amico mio. Allora, Alberto l'abbiamo bannato, che è stato il mio primo hater, ragazzi. Guarda il boom pass che inizia già a dettare i tempi. No, esse. Vediamo è alto corso. Quello. Vediamo che grande. Quanto hai fatto? 402. Sono 12 secondi sopra. Sì, no, GR3. 3. GR3. 2. Dan 6 e GR2, non è GR2. Sì, 2. Sì. Sì. Anch'io stavo usando quella. Ah, ecco. Allora, ma siete tutti due imbroglioni però, eh. Ma che imbroglioni, perché non fai caso, scusami, imbroglioni. Devo confondere le idee. Ma se no, vedo che Shard sta girando con la Tomahawk, ma come imbroglioni? No, ecco. Non è bello. Oh ragazzi, quando avete un attimo partiamo? Di tempo... Ciao Roby! Ciao Robissima! Ciao! Chi manca? Roby, eccolo. Oggi ho avuto il mio primo hater, uno che è entrato dentro a insultare. Abbiamo insultato anche noi, però ci siamo fatti vai. Par condicio, par condicio, Marco. Follower, Filbo. Stiamo giocando con i ragazzi. Ah no, ma tu non ce l'hai la 155 detto? No. È bellissima Depth Forest al contrario con quella lì. Davvero? Bellissima. Sì, Roby, incredibile, guarda. Dai, l'hai provata tu? Di tutte e di più. Allora, Roby. Sì, a Deep Forest, bellissimo. Allora, ragazzi, se avete settaggi, passateli, eh. Sì, madonna. Allora, se li metti lo scarico ancora meglio. Con Sharder, col mitico Filbo, col
l'amico, però, però se ci fate caso, Salvo c'ha la voce da, da caramba, eh? Caramba, il grandissimo pezzo. Sì, sì. C'ha la voce da che caramba, oh, caramba. Eh sì, eh. Forti, oh, sono forti, ragazzi. Grandissimo. Marco, nascondi la droga, eh? Oh, ragazzi, scusate, sì, Marco. Sì, sì, è già andato. Ma poi non si dice, cazzo, sono in live. Ah, ecco, cazzo. Scusate, caspita, sono in live. Cazzo. Volevo dire, scusa, non volevo dire, volevo dire. Allora, ragazzi del party, ASC, Vespec e Pelé. Io dopo vi voglio vedere tutti, tutti sul canale di Marco Dramontini su Twitch, eh? Grandissimi. Iscrivetevi al canale, fate un bel abbonamento che dovete sostenere Marco Dramontini. Così arriva tanto, a 503, 553 iscritti. No, sono 2 e 554. Ah, ok. Marco, posso sostenere una cosa io, se vuoi. Dimmi, dimmi. Un fantello. Ti sostiene così. Per bucare le gomme? No, no, un fantello. Ah, quello okay, che okay. Si per alzare le cose. Ah, ok, ok. Sì. Io vengo col muletto, ragazzi. Ah, vabbè. Okay, okay. Così vi raccolgo, quando passate vi tiro tutta la... Io la appoggio al muro che sono senza cavalletto, eh. Intanto stiamo vedendo Red Rush. Mi dica, mi dica. Dai, dai, dai. Allora, ah, ragazzi, ok, ti voglio vedere addosso, se riesci a star dietro. Andiamo, andiamo. Chi è che non ha ancora messo partecipa, ragazzi? Chi è che manca? Ciao, ciao amici di Twitch, grandissimi. Chi è che manca? Chi è che manca? Loki non l'ho ancora visto entrare. Quando ma volete partire, partiamo, ragazzi. Sì, sì. Avvio? Poi, vai, vai. Grande, dai, dai. Quanti giri è, ragazzo? 15 giri. 15. No, no, ma te sei, te sei ma, pazzo. Ma no, dai, davvero. No, sono no, scherzando. Devi metterne due o tre. Rifai. Minchia, mi è venuto male. Perfetto. Molto. Ma... Pelé, ma cosa hai detto? Devo starti dietro e sei già davanti? Vergognati, vergogna. Go, 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 go! Ecco, chi è già che muro. Io si è ribattato davanti a me. Grande. Sì, qua io vedo che qualcuno sbaglia sicuro. Io no. Ciao Roby, grande, dai, dai, che ci andiamo. Bello, bello Roby, 8 giri questo qui è da pazzia, però vabbè. Rimanete con noi ragazzi, dai, ci facciamo un'ora insieme su sta gara. Giusto oggi che dovevo farmare, eh. Giusto oggi, grazie Fie, grazie Charger, eh. 8 giri alla Sartè è proprio... Mica oh. Laghi, laghi, sì sì. Oh, stavo passando oh, a sinistra, mi sei andato a destra. Buone, scusa, scusa Red, lì. Scusa, scusa Red, scusa, scusa. Mamma mia che schifo, ma non lo mettono apposta sta roba qua. Porca, allora tu vai. Red non mi sei laggato, mi sono solo venuto in culo, scusami. In amicizia. Sì, sì. No, vabbè, no, intanto l'ho tirato avanti. L'ho portato avanti 100 metri, devo ringraziarti. Oh, Charder, guarda che la Roberta ti sta incitando, ti dice vai Charder, vai Charder. Oh, oh, oh. Oh, ma voi due che siete cazzo? Due pazzi, due pazzi. Scusate. Oh, scusami Red, ancora tu, oh. Ma non dovevamo vederti più. Ragazzi, non vi... Non male che c'è uno che mi... Dai, datemi la scia. Sono fuori scia, sono fuori scia. Oh, lo dico no, per i ragazzi nuovi del party. Scusate se parlo tanto, ragazzi, ma sono in live. Devo parlare con la gente che... Buona lentata, secondi. Per favore. Ma perché mi sono preso a mettere? Cardellino come viaggia, eh? Cardellino ha preso un mezzo che viaggia, eh? Lo sapeva che era Sartè. Sì. No, no, la mia no. Cosa hai messo? Cosa stai usando? La BMZ? La forza, ma un cavolo. Ma neanche la scia prende, eh? Sì, sì, io l'ho BRZ, Marco Drums. Sì, sì, sì. Tra l'altro, dopo vai a vederla perché ho le livree Marco Drums Games Channel by Shard Design, sono una figata assurda, che io ho il team Racing,
con tutte le livree strafittissime. Mi raccomando di iscrivervi sul canale di YouTube. Sì, da lei sono andato via. Charderino lo vedo nel mirino. Nel mirino. Adesso vado a sbattere, sicuro? No. Adesso vado a sbattere, sicuro? No. Ah, Marco, ma Scaloni. No, ma tutti vi siete venuti addosso, ma grazie, eh. Ma grazie, eh. Quattro. Tranne il Vabbè, vi ha portato fuori il Red. Non lo so. Vabbè, però. Ecco, ti ricambio. Venuti addosso. Grazie, gentilissimi. E mo chi arriva, voi tu? Io penso di aver toccato PES, non so chi. No, io sono davanti. Hai Marco, cosa ti devo fare, Robby? Tutti quanti mi hanno potuto. Sono legale, diciamo a sgon. Cosa è successo? Tocca stimare. Cosa è successo? Tocca stimare. Porco di. Ragazzi, se potete le parolacce che sono in live, vi prego. No, dite porco dici, dai, non è una parolaccia. Spacco il sederino. Non mi lasciate proprio tu, mi raccomando. Allora, la Roberta ha detto che posso spostare. È uscito qualcuno? Scusa, Phil, sono stato io. No, scusa. Guarda dove mi ha fatto credo. Ma no, scusa, qui stavo leggendo. Ma dai, frenato un po'. Stavo recuperando gli altri, Marco. Ma no, ma scusami, ma dove ti ha messo poi? Ma dai. Ultimo, ecco dove mi ha messo. Ma Phil, ma come hai frenato lì? Hai frenato in modo anomalo, devo dire. Come nome normale, se no andavo fuori. Vai a vedere la mia live, poi dopo vedi come hai frenato. Ma non te il gioco, la connessione, ragazzi, che è ridicola. Tu stavi andando, a un certo punto eri fermo. Sì. Ma io non lo so perché non la mettono a posto. La gente si sta spostando su. Oh! La gente si sta spostando su. Che cazzo è questo? Ma cosa che mi sposta? Ma cosa che è uno sportellamento unico, ragazzi? Red! Amico mio! Anch'io, Phil, scusami, ma non volevo niente addosso, è stata una botta di lag. E c'ho la prova, c'ho la prova video rallenta, perché è tutto registrato su Twitch. Quindi non posso. Rallenta. Oh, qualcuno mi sta vedendo addosso? ho visto la macchina che andava. Che sta qua? Bebe. Oh, Red, ti ho spinto Red. Per recuperare sul Red. Bravo, Marco. Bravo. Grazie mille, gentilissimo. Soundel. Frack Mandy, nuovo, grande, grazie Frack Mandy, grazie nuovo follower, grandissimo, amico mio. Red guarda fa Red. Strano, ragazzi. Cosa fa Red? Cioè, Red. Sei ubriaco? Io non gli do scia, Phil. Sono rimasto indietro! Attenzione, c'è uno fermo! Red ancora! Ragazzi, dove sei, Pelé? Parti, Pelé! Ce l'hanno tutti con me, amici! Roberta, sgridali! Mio cugino si rende la mano, eh! Scusate, se sbaglia, triste! Ma vai tranquillo, ma tira tre! È divertente! Guardalo, Pelé, come prende per il culo! Roberta, sgridali Roberta, sgridami. Sono dalla mia parte, mi raccomando. Sono cattivo. Non inculate, No, che brutta parola, dai. Non inculate. Non datemi il bacino nel posteriore. Nel senso macchinoso, Non date il bacino al posteriore della mia macchina, si dice, no? Quelle parole lì non si possono usare. Marco. Tu hai spento le telecamere per spostarti dallo stesso, eh? Oh, devi fare una mega field, devi fare una mega come quelle che fai tu, fighissime. Ma le puoi fare solo qua. Chi è che si infila qua? Oh. Allora, Roberta ha detto che siete tutti Pelé, qua. Pelé, eccolo! Grazie Roberta. Roberta ha detto tiriamo un po' tutti su. Tutti simpatici, ha detto Roberta, grazie Roberta. Meno male. Grazie Roberta. Spingiamo un po' il Sharder. Sono troppo presi perché andava piano a darci le legnate. Davanti si stanno legnando, mi sa. Guarda Peleo. No! Vado. Guardali! No, guarda Phil!
è più il tempo che è fuori l'amico Phil che è quello che è in pista. Allora che fai un commento epico, Phil, eh? No, no, allora è da sottolineare che il caro Pelé, no? Il caro Pelé, essendo, cosa hai detto, carabiniere, poliziotto, no? Mi ha fatto la manovrina, ah, no? Ha fatto l'aggancio del... Sì, 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 ho capito, l'aggancio dei famosi, dell'isola dei famosi. Ti fa girare. Bella, sì, lì. Sì. Grande, no, scherzo, grande. Non me la fa, ho sbagliato io lì. Ok, li pregheranno per poi, bello. Certo che chi ha avuto l'idea di fare la sartea a 8 giri, ragazzi? Io non certo. Fatti dare un passaggio da Shard. Sì, Roby, grandissimo. Oh, Roby, io ti aspetto anche stasera e domani facciamo Formula 1 tutti i 60 euro di giri che ci sono della gara. Oh, 60 normale, euro. Sì, sì, sì. Che 60 euro? Manovra Pit si chiama, mi ha detto il grande Loki. Loki, tra l'altro, sì, sì, grandissimo Loki. Pit. Grande Loki. Ma, bello, che Loki viene anche da tutti voi, grandissimo Loki, bravo, bravo ragazzi. Ma perché è dietro Pelé? Ma perché c'è la linea che non va bene, secondo me. Proprio. Diciamo che mi è venuto un po' adesso, no. Non so se era lui o la linea, diciamo che adesso l'ho inculato anch'io, quindi siamo qua. Pepe. Piace più Gran Turismo, lo so Roby, del team ASC, lo so, però sinceramente Roby quando c'è la Formula 1 è figo fare anche un po' di Formula 1. Quanto sei? 2 secondi, ti aspetto Pelé. Mamma mia. Oh, ho mollato un pelo all'acceleratore così recuperi, eh. Grande Loki. No, no, dove vado senza di te? sei a 4 secondi. Ah, eccolo! Ah, guardalo. Fa anche il bullo, vai. Mi bullizza, ragazzi, mi bullizza in diretta, ragazzi. Ma va bene, dai. È vero, Roby. Oh, bevi, devo bere. Aspetta, Roby. Aspetta. Sì, se tu bevi, fai un tamponamento a catena che arrivi direttamente al tuo quadro. Il muro, fratello. Sì. Ti ricorda, questa McLaren, purtroppo. E adesso... Perché stornati, perché il motore non funziona. Se non motore, se non pronunzia, non va avanti. Non dire così, però. Bravo. Diciamo che parla sempre per 8 giri, ragazzi, è un po' di macchina stato molto difficile, però. Beppe. Ma sei. Pelé, sei viola a quei tempi. Beppe. Ah. Oltre a essere viola. Ma quello che sta davanti a me si chiama Peppe, giusto? Ci provo, Roby, ci provo. Prima ero vicino, mi hanno fatto fuori. Marco Drano Games non deve vincere oggi. Tre. Il tuo compagno di scuderia che sta davanti a me, tipo dico si buca le gomme da solo, grazie. Bucasi le gomme. Ora scoppio. Adesso scoppierò le gomme. Poi esplode. E esplode la macchina. E vai in giro. Solo il pilota col casco e la tuta. Bellissimo, sarebbe epica. Sono quello che guida col manubrio della bicicletta. Bello, esatto. Fabietto. Dai, recuperiamo Roby, grazie, grandissima. Sei speciale, sei grandissimo, grazie mille per il sostegno, grande Roby. Dai, eccoci. No, io sto correndo. Se non mi buttano fuori. Buttatelo fuori, dai. Ecco, vedi un altro? Appena mi vedono ti butto fuori, vedi, hanno paura di Marco Draschi. Ma non abbiamo detto. Ah, quanto cucina. Marco. Dai. Allora chiamo lo Sciarderino perché se chiami Marco è grande.
Se mi prendi però. E tocca a chi? Devi prendere Pino, Il mitico Charlie. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Iscrivetevi al canale, se non l'avete ancora fatto. Se l'avete fatto, grazie mille, attenzione, ragazzi. Muretto! Mica quel salsicciotto lì ti fa saltare. Porca miseria. Allora, io sto correndo da panico, raga. Però 15 secondi da Pelé. Non riesco a prenderlo. Dove stai? Ti visto? Ok. Oh, scusa, Red. È inchiodato lì. Cristian, non mi mettere i chiovi, però ho voluto la spada. Lo so, Robby, caspita. 15 secondi. Salvo, cacchio. Cosa fai? Porte, mi spingi. Non è che vanno piano i ragazzi, eh? Eh sì, vai. Vai. No, tanto non lo prendo quello. Mi grande prende charge. Lui. Sì. Sì, dove? Così ce la fa. Charger, Roberto ti sta dicendo che sei un grande, eh? Bravo, dai, Charterino. Grazie. Sei tutti noi, Marco. Passa Red Game, perché ho già capito che è in culo questo. E che ti prende da. E che fa quella roba lì, insomma. Dai, bravo. Amici del party, la Roberta dice: sentire. Ragazzi, andate piano che deve arrivare Marco. Quindi fate quello che dice Roberta. Sapete che non si dice di no alla donna. Guarda, Roby, se dà 100 euro ciascuno. Frenate. Spacco pure il motore della macchina da solo. Frenate tutti, frenate ragazzi, che sto arrivando. No, prima i soldi, poi. Roby. Sto arrivando, tra l'altro vado 3 secondi anche. Va dentro la macchina, sai? Grazie. Sei forte come quando vai in macchina. Esatto. Per andare a giocare in campo deve. Mi è partito un pistone. Lungo. Ragazzi, un pistone in meno. Fate un leggero. Una leggera frenatina. Intanto sei più giovane di me che ce n'ho 101. bello brillante. Allora, ecco perché bello stai. Sì. È l'anno che ti frega. Beppe, sì, dimmi. Non superarmi, per favore, sta dietro. Grazie. Dov'è? Per adesso aspettiamo Pelé, dai. No, che. Io corro, se arriva Pelé, ma resta. No, non è la mia pista, hai ragione. Sicuramente per questo. Robby. La locca? Oh, ma non sto sbagliando, Se vedi, Robby, è che viaggiano veramente poco. Marco, morti. Non dire scusate, dai. Non allora, dire che è sbagliato. Diciamo che la prossima volta che mi invitano faccio finta che ci abbiamo da fare. No! Porro Marco. È Phil. No, c'hai no, da ragazzi. Fare. Sto facendo altre cose online, non posso venire, la prossima, grazie. magari la prossima volta se non facciamo la Sartè 8 giri, grazie. Ma scusate, ma le gomme le devi consumare, Mario. Ma non c'è consumo gomme qua, e neanche la benzina, no, vero? Infatti. Dovevi fare il consumo gomme, vero Roby? La prossima volta faccio 100 giri, così guarda, non ci arrabbi, per Robby è ancora di più. No. Grazie Marco, guarda Marco, grazie, Frack, grandissimo. La curva di posso dirlo? Grandissimo. Di merda. Che è successo? Sei un grande, Frack. Cosa incantata? Chissà, se sei incantata anche la tua, ho visto qualche signorina. No, Red, dai. Ma è freno in curva. Non ha messo niente, Charderino, né la benzina né. Vabbè, non è pratico. Non è pratico il mio cugino, scusatelo. Ma sei col joystick, Red? Via.
Ah, ok. Stai dietro, via. No, è che fai le staccatone e io non so come comportarmi se... mi tocca lasciarti passare ogni volta. Mi staccato. Ogni volta lo lascio passare perché so già che mi... che fa quella cosa lì, insomma. Quella cosa che non si può nominare. Bacia il federino. Sì. Mi fa il tuca tuca da vicino. Bello il tuca tuca. Ah, adesso. Così, ma che è stato di? Come lo puoi? Che è stato? Ecco qua, l'ho preso io. Beh, meno male che io te stiamo avanti, così sto fatto ferire. Mamma mia, ciao amici di Twitch, grandissimi. Seguimi al canale se non l'avete fatto, grandissimi. A meno che i primi non sono irraggiungibili. Domani facciamo Formula 1 di pomeriggio, stasera, e domani sera per il Gran Turismo Sport. Perfetto, ragazzi. Oh, amici, già che siete tutti in party, vi preannuncio il 2 giugno. Io farò una mega maratona dalle 10 di mattina a mezzanotte, all'una alle 2 di sera, quando poi schiatterò. Quindi se volete venire a giocare, venite a trovarmi il 2, il 2 giugno, ok? Anche voi del party, ragazzi, File, tutti gli amici. Ok. Facciamo... grande Kevin, grandissimo! Madonna. Facciamo una mega maratona dalle 10 di mattina, quando 3 però. Scusa, ragazzi. No, ma tranquillo, ti ho visto, ho lasciato lo spazio, ma ho visto che arrivavi un po' forte. Non so come l'ho mantenuto in fissa. No, stiamo a fatto serie io, quindi voi siete sta fatto serie. Siete in c'è? C'è Roberto, in c'è loro, guardali. Tiene così e non mi fa diavolo. Finalmente avevo tolto la scongiura red, ma ho fatto un lungo e mi ero sorpassato. Sto andando, Robby, io ti provo. The show must go on, Robby. Sì, in effetti io stavo pensando alle mie cose. Cacchio, ma qua dovevo staccare mezz'ora prima, ok. Sì, in effetti ho tirato il freno a mano per girare già la macchina. Ora ci sono 34 secondi, non so. Che caspita, che ha messo col giri qua, io non vado. 30 Robby, ho recuperato un po'. Ma che divertente. Non è divertente. Senti Marco come... Non è Marco, io mi dissocio, basta. Non è divertente. Sì, anche io mi dissocio, perché è divertente. Non è divertente, io sono ultimo e non è divertente. No, ma io faccio per giocare insieme e tu pure dissocio, ce la mia. Ma... Non è divertente. Di la verità che è tutta una tattica, Marco, per far vedere che gli altri corrono e tu se no ci stracci. Certo, poi arrivo nel canale, dicono ma chi è quello lì che è entrato dentro, lo youtuber famoso che prende, ci straccia tutti, sì. Va pure il figo. E io allora faccio finta di andare contro il muro. E poi dico bravi ragazzi, sono tutti bravi a vincere, no? Al giorno d'oggi sono tutti bravi a vincere, ma nessuno è bravo a perdere. A perdere, bravissimo. Solo no, che non può. E allora il Marco ci fa vedere come si fa. La signore, vi faccio vedere. Sì signore, come si perde? Tranquilla, in allegranza. No signore. Ecco, e di nuovo un'altra volta ho preso red. Ce la faremo ragazzi. Robby. Scopriremo nei prossimi due giri. È interessante. Senti, come vado? Bene, vado male. Amico. Benissimo. No, bene. Adesso prima laggavi, adesso non laghi più. Ah, ok, meno male. Madonna. Niente, la scongiura red è una roba. Comunque la metà. Appena lo superi, fai il lungo, in automatico. La sua madre è stata una volta. No, per lei, stai dietro, fai compagnia a mio cugino. Dai, 32, andiamo a prendere meno figli. Vabbè, Marco, sta ultimo. Dai, Marco. Ecco, sì, ragazzi, stavo leggendo una cosa su Twitch. Cosa? Stavo leggendo un giornale. Cioè, scusa, fate caso, mi dici il giornale, non la macchina. Beh, ragazzi, dai, come faccio da piano? Perché ho preso la scia e poi sono uscito molto più forte. Distrai il signor Marco. Ma sono conta che sono uscito molto più forte. Magari, amico mio. Ok. Sarei l'uomo più felice del mondo se mi regalano le scie. Allora, dice l'amico Loki, ragazzi del party, sì. Che il primo che vince
deve regalarmi 5 abbonamenti, quindi 5 mesi. Il secondo 3 e il terzo 5 abbonamenti. È obbligatorio, eh. Io sono fermo, eh. Quindi vedete voi. Vedete no, voi l'ultimo, vale. L'ultimo giro tutti che si fermano. Io sono fermo. Bastardi, spaccate il motore, ritiro, non ci sono. Tutti, tutti il motore vanno a sbattere l'ultimo giro per non pagare l'abbonamento. Sì, sì. Sarebbe proprio da fare. Ricordo Marco una volta, ho spaccato il motore, raga, non so dove. Ecco, vedi, va bene, dai, fatelo, fatelo. Se no il primo sa che deve regalare 5 mesi di abbonamento a Marco Dramenzo. Dici? Dai che arrivo allora. Esatto, oh, vediamo di non fare il lungo di nuovo qua. Dai che andiamo a prendere almeno il cugino del mitico Charlie. Dai che andiamo a prendere il Red, dai. Oh, oh! Questa non l'avevo proprio vista. Insomma. sì! Non mi inculare, ma dai! Senti le battute, oh! Non mi inculare, dai! Questi grandi sfottò, caro! Me lo ricorderò per quando sarai a fianco in qualche gara, esatto. Ricordo. Dovremmo farlo. Preparati. Sempre, Kevin. E tra l'altro, ragazzi, l'amico Kevin dice: tutte le volte che facciamo online con Marco Drums, chi arriva primo deve donare le sub. Quindi mi piace come idea, Kevin. Mi piace. Ma Kevin, ma dopo che l'ho fatto non li creo, no? Roby, no. Guarda che non si sa mai, eh. Mancano due giri, ma in questi due giri può succedere di tutto, soprattutto dopo che fanno che devono pagare delle sub. Stare dalla parte di Marco, dalla parte nostra. Soprattutto adesso che sanno che devono fare l'abbonamento obbligatorio. No. Addio, c'ho Pelé pure che mi ha raggiunto. Ah, posso. Cosa hanno detto? No. No, hanno detto no. Pelé. No, mi raggiunge, so che la McLaren non è veloce. Comunque Phil l'ha superato. Dopo ricorda ai tuoi due amici qua grandissimi di andare a iscriversi al canale, così vedono anche la live con la loro voce, eh? Che è una figata. Sì, sì. Non li riconosciamo le voci perché è la prima volta che li. Beh, grandissimo Phil, sì, ormai è amico. Grandissimo Peps e Pelé. No, scusa, Pes, no, Peps. Scusa, Pes, troppo Pes. Molto Peps. Sì, fa un casino. È un nome e Salvo. Salvo. E no, Pelé, salvo, scusa. No. Perché se no se lo chiami Salvo lui ti saluta e ti dice salve. Sì, ma poi non me lo ricordo, quindi è meglio. Sai che io leggo, no? Ho solo 44 anni e qualche giorno, però lo Steiner sta arrivando. Dai, allora, Red, visto che non riesci a far nulla, frena un attimo, almeno facciamo l'ultimo giro un po' di bagagli, eh? già che ci siamo, almeno. Bravo. La mia auto non è molto veloce rispetto al Subaru, non so perché. Sì, sì, assolutamente, Roby, assolutamente. È terzo, non è veloce mai Idi. Pensa a 40 giri questa pista. Mamma mia. Che belle idee mi avete dato, subito. Ecco. Allora, settimana scorsa, ma ragazzi, oggi non domenica so cosa fare, faccio 40 giri oggi. Domenica. E due giorni dopo ancora lì. Sì, sì. Con gli occhi sgranati. Sì. E 3.58.9. Non ci va a mettere mia, non ci va né. Perché non ci va, porca? Come dire? Comunque ragazzi, settimana scorsa ho fatto 66 giri agli Spagna, ve lo volevo dire, sono rimasto di un'ora e mezza. Bravo. Grande, infatti. Okay. E domani farò la lunghezza della gara reale, anche domani se non ce l'avete cazzo da fare, venite a vedermi. Alle 2 faccio Monaco con Formula 1, Quasi quasi domani non vengo a guardarti, guarda. Dai, ma non puoi vedere la gara normale pallosa. La mia è bellissima perché andrò a sbattere almeno 50 volte. Quella gara, quella tutta lì è una merda. Sì, però non si fanno che vai indietro, quando sbatti sbatti, che ho visto che fa il furbello. Amico sì. Mio, stai calmo, non dire le cose di flashback, non dire che le teste di flashback di Marco Drano. Scusami, dai, mi sono fatto 44 giri, poi perché sto leggendo la chat, vado a sbattere, devo ricominciare da capo. No, dai. E infatti...
Sì. Dai Sharder, recupera, stanno dicendo, gli amici. Dai Sharder, forza. Ormai Marco Drums Games si sono messi il cuore in pace. Gli amici qua di Twitch. Non ne parlano più che arriva primo. Eh sì, fa. Anch'io il purè, mi piace. Il purè? Sta parlando di mangiare? Il purè. Buono, purè. Il purè, sì. È buono, buono. Non lascia raggiungerti da lei. Non fare venire foglie strane, amico mio, a dire cose da mangiare. Ah, no, che poi... no, perché ha detto purè. Pensavo fosse nel suo dialetto pure. Ok, no, il purè è buono, mi piace. Il purè mi piace, ragazzi. Sì, ma c'è ancora il glitch, c'è ancora il glitch a una curva qua, no. Le manze. Sì? Sì. Adesso mi si è spostata la macchina avanti. Ah. Hanno tolto quello della Toma, eh? Basta. E io tengo per lei, perché non è su Twitch. Ciao Twitch, benvenuti ragazzi. Dai, vieni che ti facciamo... Cazzo, ci hai fatto quella macchina? Io stavo andando in seconda, ragazzi, Dimmi lo stesso, non ce la faccio a raggiungere. No, perché c'è palece, te picchia. Un sicuro. Cordolo, ragazzi, cordolo. Ecco. Io ho fatto 4.08 il mio migliore. Minchia, Pelé è addirittura 3.56. Bravo ragazzi. Bravo. Io ho 4.4. Andate a fare in culo tutti, tutti meglio di me. E io ho fatto 3.32, poi mi sono fermato, aspettato. Che cazzo? Va bene, grandi. Come ragazzino, no, che ma c'era più duro degli altri. No, il mio migliore è 4.40, scusa Marco. Ah, bravo, ho letto male. Così è fattibile. Per lei, non è che mi passi l'assetto, per favore. Grande amico. Bravo. Se mi mandi l'assetto, guarda. Datemi l'assetto, vabbè. Cioè, l'assetto... Ragazzi! Abbiamo preso Phil! Grandissimo, Marco Drums, hai visto? No. Che non è mai dire mai! No, Phil! No, ma ho avuto un attimino un lag in pista! Ragazzi, vabbè, sono andato come un matto! Ho preso la sì, sì, no, matto. Ma ha tirato troppo, no? Grande Phil! Diciamo che Marco Drums si sta impegnando! Eccolo di qui. Dai, vieni sì. Che te Red, tanto i primi tre li abbiamo già aperti al secondo giro. Erano già andati. Tu Sharder, come sei messo? Male. Ragazzi, ma io perché ho qua 5 marche solo? Non è vero. Ah, adesso hai capito perché facevo quei tempi palocchi. Hai capito? Hai visto come ho fatto la curva, Phil? Ma scusa, Marco, neanche ti ha fatto tornare indietro, no. Ha tagliato tutta la curva. Vabbè, se lo sapevo prima. Ma guarda che stacco che mi ha preso, non lo prendo più adesso. Bellissimo. Questo gioco è ogni volta sempre più bello. Beppe. Dai, ci sta. Bomba, cosa c'hai fatto a quella macchina lì? Picchia vale. Scheggia, No, per lei mi deve andare l'assetto, dai, compro quella macchina. Ce la faccio con la McLaren, siete veloci, se ve ne siete andati via. Boh, ma la McLaren è fatta per sta pista, una velocità di punta molto più alta. Quindi... Esatto, Roby. Grandissima. Quinto non è ciao, male, Alessio. Hai ragione. Dai, sono bravi loro e oggi li ho fatto un po' vincere, però non ditelo. Ecco, sono andato dritto. Ecco, vedi? Grande Phil.
Sono bravi, perché Pir sa che deve pagare un abbonamento e vedi che fa finta all'ultimo giro. Pir è intelligente, ma Pelé e Pes dopo non lo sanno che devono farmi l'abbonamento, perché loro pensano che rido, ma no, io sono fermo, sono i box. Ah, ok, perfetto. Io sono box. Allora Io sono scelto 57 prima, vabbè. Buona, buona. Ma voi usate Fanatec, ragazzi, o che volante usate per le feste? Io c'ho il G29. Ah. Azzo, pensavo che usavate il Fanatec per andare più di Dobby, terzo. Bravi, non bravi, bravi. Bravo, amica. Non ce l'ho fatta. Pensavo che usavate il Fanatec per andare più di forte. Vi dico la verità. No. Bravi, bravi. Bravi, bravi. Bravo Sharder, bravo Pelé, bravo Pes, bravo Red adesso che sta arrivando. Se non ci posso fare, io sono l'unico con la casta di McLaren che non stavo dietro a loro. Quella vecchia, eh? Quella vecchia, non quella nuova. Le briche che hanno fatto Pelé sono belle pure. Che ha fatto Pelé. Scusate ragazzi della chat, state un attimo zitti perché sta arrivando Marco Tram. Ragazzi, 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 forse ce la fa, non è detta ancora l'ultima parola perché c'è due curve, forse. Non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Oh Roberta! Roberta! Non ce la fa! Forse! Attenzione, spanda! Fuori pista! Sì! Marco Tram è arrivato quinto! Grande! Ma che fortuna! Bella lì! Quinto Roby, grandissimo! Ma Phil, con la mia livrea non mi può arrivare dai qui, sesto, dai, sotto Marco. Che soddisfazione, Marco. Ragazzi, lo champagne adesso. No, guarda il mio pilota sconsolato. Ragazzi, il mio pilota sconsolato qui al box e dice, ma che gara di merda. Che gara di merda. Boh, ragazzi, io stacco. Ci sta mandando totalmente a fan. Oh, grazie a tutti, ragazzi. Bella, bella giornata, grandissimi. Comunque, ciao, bravi ragazzi, tutti. Ciao, ci vediamo alla prossima. Salvo, ciao, Pelé. Ciao, Charter. Ciao, bella, ciao a tutti. Ciao. Terzo, Rubi, non male. Allora, ciao, ragazzi. Ciao, Charter. Ciao, Phil. Ciao a tutti. Ciao. Marco, guarda la libreuccia. Aspetta, vado subito. Sì. Allora, eccolo qua. Ciao a tutti, grandissima Robby. Invece io rimango ancora una mezz'oretta. Allora, andiamo a vedere la livrea mitica di Sharder. Andiamo a vedere la livreuccia. Sharderino, ci sei? Sei in lobby? Oh, Loki mi ha detto bevi. Scusa, Loki, scusa se non ti ho... Ma ero in gara. Grande frac. Sei un grande frac. Pensavo stessi andando. No, scusa, Robby. Stavo salutando loro. Allora, la voglio anch'io. Dai. Che bella. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, grandissimi. Che bella. Questa è di Sharderino, Squadra corsi. Dov'è che ha messo Sharder? Ah no, non l'ha chiamata. Ah sì, dietro. Sì, ma non l'ha chiamata, non è di Sharder, l'ha proprio fatta così un po' per tutti. Che bella, mi piace Sharder, grande, bella. Vero Roby? Sì, ha messo Sharder Design lì davanti, sì, effettivamente è la sua, sì. L'ha messo lì Sharder 98, si vede, però possiamo usarla, è molto bella. Sharder è diventato una cosa impressionante a livello di... Oh, guardiamo questo. Lui non credo sia online. Allora, dici che se n'è andato? Vediamo il mitico Loki. Non lo so se è andato, forse sì, sai Roby? Vabbè, comunque gliel'abbiamo detto. Ah no, vedi che c'è Sharderino, grande. Sì, è bellissima. No, è bellissima Sharder, davvero. Adesso la metto. Vediamo Loki. Loki è troppo forte, ragazzi. Guarda Roby la livrea che gli ha fatto Sharder a Loki. È veramente bella, bellissima Loki. Bellissima. Guarda. Wow. Sì.
bellissima la livrea e guarda come sfriziona, guarda come consuma le gomme grande Loki. Bellissima la prova, una livrea fantastica. Ormai Sharder ne fa una meglio dell'altra. Adesso dico io, Sharder, quando un attimo di tempo se mi fai con la N6 ciaccarla, devi solo cambiare i nomi e metterla il nome sugli altri dietro, così stasera corre, e quando avrai tempo, avrai voglia, quella per farmare la McLaren BMW. Quando avrai tempo, quella è una cosa che veramente ci terrei, perché quando la per fare il farming si vede molto spesso sul canale, sarebbe figo se ce l'ho proprio mia. Grande, grande! Grande Roby, eh sì, dai. Ah, è vero! Scusa Roby! Non te l'abbiamo ancora fatta, Sharder! Caspita, perdonami Roby, davvero, tantissimo. Sharderino, c'è quella della Roby prima di tutte. Ma che cos'è, Roby? Sharderino. Questa è bella. Questa mi piace. La tua amica si sta quasi per... Ah, la sta finendo! La sta finendo, Roby, gliel'avevo già chiesto, la sta finendo, dai, mitica. Ah, sì, bravo, Shard, è un po' preso adesso, Ma io non la vedo, Sharderino. Ah sì, no, scusami, è questa. Che cazzo stai di Marco? Gorgous. Chissà cosa vorrà dire quello che ha scritto, il canadese che ha scritto Gorgous. Vabbè, non lo sapremo mai. Vabbè, queste sono le livree e tutte le cose dette dai nostri amici. Tra l'altro io non so perché non vedo quello di Marco Drans, ma vabbè. Forse sarà qui. Spagna, sì. Qua c'è quella di Bragali, di Marco Drams a Miami. Guardate che bella sta foto. E vai, Marco e il mitico Kevin. Anche qui Marco e il mitico Kevin. Poi ho anche quelle col mitico Sharder, ma chissà dove sono andate le foto di Sharderino. Io non condivido un sacco di spec, ma non... vediamo. Ancora. Ma quante ne ho fatte con Kevin? Ma qual è quella di Kevin? Tutte con Kevin le ho fatte. Incredibile. Ma non lo fate tutte con Kevin, scusami. Vabbè, devo fare un sacco di spec con l'amico Sharder, dopo le faccio. Ma le ho fatte anche con mia moglie, con tutti, vabbè, siete che non me le fa vedere tutte. Allora, andiamo un attimo a fare l'ultima gara, ragazzi, e poi ci vediamo direttamente stasera, Andiamo a fare l'ultima gara con questa qui, vedi, Roby, questa qui volevo che Sharderino mi faceva. Già è bella la livrea così, ne ho trovata una già bella fatta, però volevo una livrea tutta mia, fighissima. Frac, ci sei ancora, amico mio? Non lo so se c'è il grandissimo Frac. Ok. Allora, pettine verde, vai di pettine verde. E vai, una bella pettinata. No, non me l'ho fatta. Infatti, mi sa che è uscito, perché prima l'amico Frac mi ha dato la mano a buttare fuori quel ragazzo che è entrato dentro a insultare, ma era un eater o troll, o non so. E quindi mi ha dato una mano a fare quella corsa. Ok, Sharder, Loki e Sol, perfetto. Ah no, devo mettere... No, non ci voglio di fare... senza il cambio automatico. Bella lì ragazzi, pochi ma buoni. Anche perché tra l'altro il computer sta dicendo 7, quindi diciamo che le informazioni che dà la pagina browser di Twitch non è proprio aggiornatissima e non mi dice chi c'è dentro, non mi dice praticamente nulla. E figuratevi quando avrò la schermata nuova con le grafiche e tutto quanto, che sarà ancora peggio, perché almeno adesso ho fatto i messaggi che riesco a leggere sulla televisione quando scrivete dalla play, dopo no. Dopo non
leggerli, perché devo per forza girare la face o sul cellulare o sul computer dove c'è la chat, quindi è veramente impegnato. Infatti io penso che per i giochi di auto, anche se avrò le grafiche, farò sempre la chat da PlayStation, tranne su Xbox, perché non si può fare. E anche poi streamare non si manca di cose, perché il post non si è attivato, se scrivete punto esclamativo compra, punto esclamativo social, punto esclamativo mitico, dovrebbero venire un po' di canale tutto, invece non è. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti. Tra l'altro questa gente qua che entra a fare gli hater, credo che lo facciano apposta per poter poi segnalare il canale se qualcuno gli risponde a dovere o fa gli hater. Comunque ho un po' esagerato, la prossima volta che troverà uno non lo cade per e lo blocchiamo, lo blocchiamo. Ciao amici e amiche, stiamo facendo gli ultimi di Sardegna con la questa bellissima esemplare BMW. Un po' mi sono dato addosso, un po' gli sono dato addosso e non si deve fare, ma come mai questo paio non si deve fare? Non si parla per fare un paio. Anche per misurare l'interiore dell'abitacolo è molto bello. Vai. Not ready. Vai, Yamanaka. Yamanaka. Facciamo gli ultimi 700.000 e poi ci vediamo stasera ragazzi, perché io devo per forza comprare la macchina della Jaguar per 12 milioni per che voglio comprare 9 milioni di altre poche volte che statista riusciamo a comprare sta macchina, anche perché non so se per qualche domani la levano, forse un'altra macchina me ne potevo anche un po' sbattere, no ragazzi, nel senso che se ne frega la prossima volta che ce la non siamo lo stesso, invece in questo caso quella mi interessa perché vorrei fare più europeo, così dopo mi manca soltanto provare delle 100 porte spec, quindi andare a fare un po' come la case e spesso non c'è niente, scusate, è la case e oi! Bravo Monster, ciao! Ah, abbiamo fatto una mega gara pazzesca prima, non so se eri con noi, online, con gli amici di Kill, è molto carino, peccato che
dopo due o tre errori all'inizio non sono più riuscito a competere, ma mi sono divertito lo stesso. Un kill alla fine che mi ha aspettato, diciamo. Ma sì, tranquillo, tranquillo, grandissimo, assolutamente, assolutamente. Un riassunto di mezz'ora o tre quarti d'ora, te l'ho fatto in minuto. Non ti sei perso niente di più, però è stato carino. Massimo, vai a vederti un po' velocemente il replay della live. Adesso stavo finendo l'ultima partitella così di farming in Sardegna. Dopo mi riporto un attimo, ragazzi, perché davvero correre tutto il giorno è faticante. Io domani faccio Formula 1, quindi vi aspetto. No, è andato via, non è tutto, ma penso che abbia beccato la segnalazione in pan, non è tipo immediato, non lo so, comunque da quando l'hai fatto tu. Sì, allora ti dico la verità, Monster, ho anche esagerato, nel senso che non devo proprio, se entrano questi personaggi bisogna bloccarli e basta, senza neanche rispondere, capito? Ho sbagliato io, perché ci sono hater e lo fanno apposta per andare a rovinare i canali del gente che si fa il manco per male. Ma si diverte, si gioca insieme e si diverte, però è molto facile. Guarda che sta in 20, mi ha dato paga. Quando li tocchi dentro ti toglie il... Anche se secondo me hanno fatto qualcosa, perché all'inizio mi ricordo quando andavo a farmare quella cosa, bastava che lo toccavo dentro appena e non mi dava più gara pulita, invece adesso la dà un pochino più da. Questo viaggia, viaggia tra... Quindi pianto, non mi molla. No, è bravo. Sono riuscito a tenerla, eh. Ciao ragazzi, mitici, amici di Twitch, ancora 10 giri insieme e poi ci vediamo stasera, eh? Oh, ciao raga, diciamo il mio. Sei mancato oggi, eh? Sì. Beh, tutte quelle lì che ha detto lui. Assolutamente. Fallo tu, grazie. E poi, tra l'altro, dovrebbe essere così. Non ho capito perché ci sono gli insulti. Oh, Roby! Carla, saluta Roby, amore! Perché si sta facendo bella, Roby. Si sta facendo bella per me. Sì, nel senso, ma non si può mettere scusa che non si può proprio dire parolacce, l'impostazione generale. Io l'avevo messa una volta, poi non so perché l'ho bloccata. Tra l'altro il Stream Element oggi, il robot, non fa neanche ai social, cioè sul generale proprio, che non si può dire parolacce. Noi oggi sono un canale che non diciamo parolacce, non diciamo cose brutte, non voglio che nessuno venga dentro a fare così. Penso che c'è l'impostazione generale. Voglio parlarci di tutto il mondo, eh? Infatti non so perché è tutto qua, ma potuto scriverle sinceramente, forse perché si è tolta quell'impostazione molto. Prova a vedere un attimo se riesci a scoprirla, come si fa a metterla. Io fra 4 giri devo far benissimo, ricordatemelo, perché non lo riporto al giorno.
magari all'ultimo giro lo faccio col volante, dai. Allora sto farmando, amici, che se mi serve fare dei soldini potete tranquillamente farlo usando l'auto che preferite, ma io vi consiglio, se volete fare qualcosa di non impegnativo, ok, se la vincete facile, di usare una GR2 su Sardegna, l'ultima gara della Sardegna, che vi dà 725.000 in 27 minuti, sto dicendo quanto vi ha dato, se invece più forte potete fare un 23. Io diciamo che sto più o meno su dall'1.45 all'1.49, poi dipende se non dire che era qualcuno che ho dovuto superare o qualche errore, qualche sbaglio, però bene o male una roba del genere, il CS alto, potenza economica al massimo e vi fate 15 kg di Sardegna, comunque giocando, perché in Italia imparate anche a conoscere bene la pista e vi fate 700.000 euro easy. Quindi qui per dire l'ho sbagliato un po', sicuramente il tempo sarà un po' più scarsito. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, vi aspetto stasera alle 21, corre anche mia moglie Carla e andiamo a fare penso anche un po' di online. Stasera compriamo la Jaguar da 12 milioni, quindi facciamo il trofeo e per quello che ho chiamato la live in questo modo, per farmare, che io farmo questa cosa. Adesso c'è la toma, dopo la perci. Se volete, vi interessa, vi faccio vedere il settaggio la fine. Se me lo chiedete, vi faccio vedere il settaggio. Se me lo chiedete, finito la gara, facciamo un pochino di replay, vi saluto. Anche perché io devo fare ancora un paio di gare fuori live per poter farmare quella macchina. Se arriviamo 10 rotti, ne mancano ancora un paio, 2 o 3 gare in più. Se poi non riesco, che devo andare a preparare la griglia, farò una gara o due stasera di gara. Speriamo un attimo e facciamo un po' di soldi. Purtroppo la toma è stata tolta, purtroppo per fortuna, però comunque c'è modo di fare. Il volume della macchina è troppo alto e tutto il basso. Come risolvo? Aspetta. Te lo dico io perché. Adesso com'è Kevin? Un po' meglio? Sì, io lo so perché senza... Si sente un po' meglio Kevin? Fammi sapere per cortesia, grazie amico mio. E come si dice, domani... Allora, stasera faremo... L'ha visto, lo ripeto che era basso il volume. Stasera faremo... ti senti di più? Ma devo alzarlo ancora o va bene, così? Perché... Ok, meglio così. Ok, grazie ragazzi, perché... Ieri ho dovuto fare... Ok, perfetto, grazie. Grazie Robby, grazie Kevin. Perché poi ogni tanto comunque alzo un po' la voce, poi soprattutto quando vinco ho dovuto abbassare ieri. Ok, grazie Robby, grazie. Sì, perché un po' la macchina bisogna anche sentirla, sennò è noioso solo la... Secondo me modifica in passato, ho modificato tutto. Grazie Monster, grazie, gentilissimo, grazie amico mio, bellissimo. Allora stasera ci facciamo un bel online, compriamo la macchina da 12 milioni e ci divertiamo ancora un po' insieme. Ok, perfetto, grande, sì, grazie Monster, grazie che ci sei. Oggi mi hai dato una mano, grazie mille amico mio. Che purtroppo il vostro streamer preferito, Marco Donald Games, è un po' vecchietto e certe cose fa un po' fatica a farle. Poi arrivo su tutto, perché anche lì per le grafiche del canale e tutto sono riuscito a impostare OBS, però non ho tempo e a volte non ho voglia di fare queste cose, allora ci metto una vita a fare queste cose qui. Poi ho impostato le donazioni, che... sul canale adesso di Marco Drums Games si potranno fare le donazioni. Oh, grazie Monster, bravissimo. Le donazioni, noi viviamo di abbonamenti e di bits, quindi grazie a tutti i ragazzi che li fate, grazie tantissimo. Io avevo detto che sulla prossima livrea mettevo tutti i nomi delle donazioni, vediamo se riusciamo a farla con Mythico Charter, ma come mi diceva oggi Robby, è veramente difficile trovare una parte della macchina dove poter mettere tutti i vostri nomi. Allora la prossima livrea che mi fa, prima è la tua Robby, e la prossima livrea che farà Shard scriverà ringrazio tutti i sub e tutti gli amici e le amiche che mi fanno, che mi hanno fatto l'abbonamento su Twitch, adesso vediamo un po' come scriverla,
questa frase, perché secondo me ve lo meritate. Grazie, grazie a tutti. E come si dice, non serve qualcos'altro, chiedi pure, tanto no, non serve fare queste cose. Ok, perfetto, va bene, va bene. Quando mi viene in mente te lo chiedo, Monster. Per adesso diciamo che evitiamo di far entrare quella gente lì. Forse prima c'era il blocco, e non so per quale motivo Stream Elements l'ho tolto io, non so come, non ne ho mai beccati. Infatti è stranissimo, perché è più di un anno erotica e streamo, non avevo mai beccato uno così. E adesso vediamo, insomma, dai. Appena mi viene in mente qualcosa, tu le parolacce, bestemmie, roba del genere che conosci, banna tutto, insomma, mettile tutte, perché non voglio assolutamente nessuno che entri a insultare né me e neanche i miei amici, che siete voi, eh? Quindi quello è poco ma sicuro. Adesso andiamo a fare la benza, ci mancano 4 giri, vi saluto, vi ricordo, amici miei che siete in live in questo momento, domani alle ore 3.12 farò Formula 1, la stessa gara che fanno anche nella realtà, quindi non ci saranno spoiler, non ci sarà nessuno che dice le cose dentro, se no poi li banniamo tutti, e quindi chiudi la porta, invece. E quindi vi aspetto domani Formula 1, faremo la gara completa, quindi non so se sono 68, 70, 80 giri, quello che è, li farò anch'io insieme a loro, sperando bene, perché domani è veramente una pista che io odio, Monaco, e soprattutto con la Formula 1 è un casino. Sì, assolutamente, assolutamente, Roby. Adesso te la faccio vedere subito. Grazie, grazie, grazie che me l'hai chiesto, adesso te lo faccio vedere. E ragazzi e ragazze, stasera con la mitica Carla Bragali, che correrà anche lei, vi aspetto se potete. Domani sera, idem, alle 21, credo che facciamo ancora Gran Turismo, perché a me piace tantissimo. Ma soprattutto, amici e amiche mie, il 2 giugno io voglio fare la maratona. Ci sarà la maratona, adesso voglio preparare tutte le grafiche per far già pubblicità sui social. Voglio fare la maratona dalle 10 di mattina del giorno 2, che è festa, fino alle 10 di sera o mezzanotte o le 2, poi vediamo in base a cosa voglio fare. Faremo un po' di tutto, online, gare singole, gare nell'online vero, faremo un po' di tutto. Io vado, grazie per la gara, amico e amiche. Ok, grazie Charder, grazie mille, amico mio, se ci sei e voglia di correre ci vediamo stasera, se c'è anche tuo cugino, volentieri. Ok Charder, grazie di tutto, eh. Ciao Charder, ciao amico mio. Anch'io ho 4 giri e poi vi saluto. Devo andare a preparare la griglia, che se non la faccio io la griglia qui non la fa nessuno. Ho due figli, ma di mettersi dietro a cucinare non ne hanno voglia. Facciamo un po' di carne alla griglia. Ciao Sciarderino, ciao amico mio, è stata bella oggi, è bella giornata. Peccato che è stata rovinata soltanto da quel hater che è entrato, però vabbè, abbiamo risolto grazie all'amico Monster. E Loki, che mi ha fatto uno scherzo, Loki mi ha fatto uno scherzo, mi ha detto che andava via, non posso più stare con voi, non posso più vederti, mi ha fatto uno scherzo proprio che ci sono rimasto male, Loki. Poi dopo ho detto che scherzava, vabbè. Ciao Charder, amico mio, sì, infatti, ma ho sbagliato io Charder, a parte che adesso Monster ha messo tutte le limitazioni, non posso neanche più entrare, ma quando entrano questi personaggi che lo fanno apposta, bisogna, come dice l'amico Phil, non digli niente, invece io gli ho risposto per le rime, ho sbagliato, non dovevo, vabbè, siamo umani, tutti sbagliano, qualcuno si viene a insultare, è la parte più umana di noi che prende da quattro sberloni, insomma. È vero o no, Roby? Dai che manca pochissimo, Roby. Sinceramente ci sono rimasto male, perché in un anno erotico stream dall'uscita di Gran Turismo qua su Twitch non mi era mai entrato un personaggio del genere. Ma lo so che sono hater, fanno apposta, si fanno gli account finti per fare queste cose. Va bene, comunque fa niente, è andata anche questa. The show must go on. Ciao amici e amiche di Twitch, se non vi siete... Oh, non so se ce la faccio a tenerla dentro. Grande, grande McLaren. Se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi ragazzi, ragazzi, grandissimi. Ci tengo alle iscrizioni, ai follower, che venite a vedermi, così se volete poi chiedere qualcosa chiedete, se volete vedere qualche macchina in particolare prima di comprarla, qualche impostazione, adesso come per dire il farming, vi faccio vedere il settaggio che uso io per farmare con questa McLaren GR2 su Sardegna,
loro sono con la GR3, però vi fa correre con la GR2 depotenziata, gomme dure, limitatore di potenza. No, hai fatto benissimo Monster, benissimo proprio, benissimo, ti ringrazio anzi, perché ci sono rimasto un po' male, ti dico la verità, quindi grazie, no, non hai sbagliato niente, non devi chiedere scusa, e ti ringrazio invece, perché su certe cose non so ancora gestire le situazioni, poi sai com'è. Roby, sai cos'è? Che ogni tanto ci rimango male, perché io... ok, grazie. È quello che voglio fare, amica mia, cioè divertirmi insieme a voi, no? E quindi poi quando trovi queste situazioni rimango... Hai presente disorientato, no? Quando dici, ma perché, scusa, no? Che cosa ho fatto, no? Oppure quando ti rendi conto che sono finti, sono bulli, sono hater, sono... non so, chiamiamoli come vogliamo chiamarli questi personaggi. Perché poi alla fine uno lo fa per divertirsi, ma io non credo che lo fa per divertirsi, perché è così, quelle persone sono così. E quindi sono bulli online, bisogna assolutamente difendere le persone che vengono prese in giro. Quindi grazie Monster, grazie a tutti i ragazzi che erano in chat, che avete preso le mie difese, e bisogna assolutamente... esatto, infatti community assurda, Roby, bellissima davvero, sì, bravo Monster, adesso sarai il mio moderatore, quindi da oggi, amici e amiche, Monster è il mio moderatore, grazie mille del lavoro che hai fatto, quindi quando sarai in live e ci sarai anche tu, penserai a questi personaggi, Oh, eccola qua, Bragali ha scritto, Giuli, è arrivato adesso il messaggio di un'ora fa. Amore, ti ha salutato tipo un'ora fa laggiù. Esatto, ci vediamo stasera. grazie. Bella Roby, grande. E sono quelle cose di vita, capito ragazzi, che succedono, no? Che uno, se non lo sapeva, rimane un po' così. Infatti seguo anche delle bravissime ragazze che giocano e fanno veramente delle live belle, senza cose strane, senza dover tirar fuori nulla, giocano e basta, sono simpaticissime e vengono martellate da questi personaggi che fanno così. A volte su Facebook trovo degli sfoghi che queste povere ragazze, ragazzi anche, perché chiaramente dipende l'emotività, è maschio e femmina, e se uno è emotivo può essere anche maschio e femmina, quello che sia. E trovo che si sfogano, no? che ci rimangono male, infatti gli scrivo sempre, ma fregatene, che ti interessa, sono, lo fanno apposta, no? Sono bulli. Però poi quando ti capita a te ho visto oggi che succede. Vabbè, nessuno mi può buttare giù di morale, nessuno mi potrà rattristare, se si può dire in italiano. Sì, infatti, è sempre quello il discorso, Monster, hai ragione. Se uno deve far successo facendo così, mamma mia ragazzi, che mondo. Uno deve far successo facendo e dimostrando di essere bravo in qualcosa, se sei bravo a correre corri, se sei bravo a ridere e scherzare con la gente lo fai con quello. Io di certo bravo a correre non mi reputo, e anche i fatti lo dimostrano, come oggi, per dire che sono arrivato quinto. Io mi impegno, ecco, e ci metto il buon umore, il divertimento, e più che altro mi piace... Esatto. Allora, c'erano i miei amici emiliani che dicevano una frase bellissima, che era mai mollare, no? Mai mollare. Oh, intanto il muro non molla, il muro è duro e rimane lì, Il muro non si piega. E fortissimi gli emiliani, i miei amici, che adesso ormai non ci vediamo più, però ci sentiamo, che era il mio vecchio clan, che era Squadrone della Morte Nera, facevamo mega gare pazzesche, serate assurde su COD, ma non c'era ancora YouTube e Twitch, così, quindi è tutto rimasto nella memoria. Eh sì, è vero. E c'erano delle belle serate che se le facevamo adesso, mamma quanto
divertimento da tutta Italia. Adesso un po' i gruppi si sono sparpagliati, vedete che io sto creando la mia community insieme a voi, che è bellissima. Sì. Sì, tutti quelli che entrano, ragazzi, dicono che voi siete meravigliosi, ma non tutti quelli che entrano, io lo dico, e Carla, che voi, Monster, Roby, tutti quanti. Sì, infatti, qui li sto doppiando, Roby. Nella gara di oggi, no, assolutamente no. insomma, dai, vediamo un po' la macchina da dentro per questo ultimo giro, ragazzi. È l'ultimo giro, li ho doppiati, arrivo prima. Sì, è un gruppo bellissimo. E entrate anche solo per un saluto se non potete rimanere con noi per tutti i vari impegni della vostra vita, quindi io vi ringrazio tantissimo. Sinceramente era quello che volevo fare con Twitch, perché sinceramente non avrò i numeri dei grandissimi che hanno migliaia di persone che li guardano e i loro soldi, chiaramente, ma io volevo creare una community mia e un bel gruppo di amici per cui giocare insieme, ridere, scherzare, trovarci in chat e fare delle belle chiacchierate, del bel divertimento in chat. Che ho il freno tirato. No, in realtà non mi ero accorto. Bella lì, questa mi è piaciuta. E andiamo a vincere, incredibile ragazzi, Marco Drums Games, in un secondo, anzi no, in 27 minuti siamo andati col freno a mano, ragazzi, immagini. Marco Drums è andato a vincere questa gara incredibile, i suoi 750.000 eurini. Io vi saluto. Grandissimo, bella Roby. Allora Roby, sei meravigliosa, grazie Monster, grazie a tutti quelli che siete stati con noi ieri. Io vi saluto, un abbraccio, un saluto da Marco Drums Games. Grande Olly, oh come mi manca Olly, non è venuta qua da me oggi, sarà da Leonardo oggi. Olly è stata da Leonardo, è stata là con lui, quindi la Barali TV, sì signore, sì signora, arrivo a fare la grigliata, sì signora. Ok, ti chiedo sicuramente, Monster, quando ho bisogno di te, ti chiedo sta cortesia di farmi queste cose qua, che io per adesso sono ancora un po' così. Grazie Roby, grazie Monster, grazie a tutti i ragazzi che siete stati con me, questa meravigliosa giornata, un po' strana ma bellissima, comunque grazie a voi community che siete meravigliosa, ci vediamo stasera ore 21, ok ragazzi? Vi aspetto ragazzi, vi aspetto, ciao Roby, ciao a tutti, che bella, guardate che bella la mia... Mamma che lavoro che ha fatto il mitico Sharder Design, ragazzi. Ciao Roby, grazie amica mia, grazie Monster, grazie a tutti. Se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi ragazzi, non aspettate un minuto per iscrivervi. Lascio due minuti di questo video, tolgo la webcam e ci vediamo stasera ragazzi, ciao. Non posso rispondere ai vostri messaggi, quindi vi ringrazio e vi saluto. Ciao a tutti ragazzi, ciao, ragazzi e ragazze, grazie Roby, ciao.